di Claudio Pustorino, che è ancora a Roma. Salutiamo Claudio Pustorino. Era già partito. Che state ascoltando invece è Fambo. Ma di solito tutti metti l'auricolare quando c'è la sigla. Ma quando mi alzo e schiaccio il pulsante sul microfono, in genere è per accendere il microfono. Pensavo fosse per spegnerlo, perché era acceso fino adesso. Certo, no. Ma bello è che l'ho imparato io tipo dopo la seconda trasmissione. Ma ecco, Roberto ha la capacità di osservazione di Mr. Magoo, quindi purtroppo. Ciao ragazzi! Un crescendo. Ciao a tutti, quello che state ascoltando è Fumble, e Fumble lo trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Siamo il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia, e siamo anche il primo podcast di giochi di ruolo di Qwerty. Sì. Non siamo più l'unico podcast di giochi di ruolo di Qwerty, perché potete trovare anche SideQuest, che è il nostro spin-off ufficiale di Claudio Pustorino, che è ancora a Roma, a quanto pare. E Epoca, che invece è il nostro fratello toscano, o cugino nel tuo caso, Simone, vedi un po' tu come lo vuoi trattare. Vabbè, dicendo glielo chiedo. A proposito di Epoca, SideQuest, come quel gioco e Fumble, andate su iTunes a lasciare delle recensioni a 5 anelli, dato che questa sera giochiamo ancora ai 5 anelli, e condividete i video, condividete il podcast, mandate l'invito, il podcast, mandate l'invito alla pagina ai vostri amici, perché siamo a 998 persone che seguono la pagina. Quindi quelli, intanto quelli che seguono, potete anche schiacciare like, tanto non è che spammiamo tanto, quindi... L'altra cosa importante che potete ancora decidere di fare per noi è fare delle donazioni, yes. Perché Qwerty è un'associazione culturale che si occupa di produrre podcast, e tra le tante cose che ci piace fare è comprare nuove cose con cui fare nuovi podcast. Perché abbiamo comprato... Perché siamo de cultura. De cultura. Dateci i vostri soldi, bastardi. Ad esempio, grazie a chi ha donato nell'ultimo mese, perché abbiamo comprato il microfono con cui siamo andati a Modena al Play, e con cui è stato registrato l'intervento su come organizzo una serata quando uno dei giocatori importanti per quella storia mi tira pacco all'ultimo. Non lo so, perché di solito io ero quello che tirava pacchi all'ultimo, quindi... E lo scoprirete ascoltando il podcast. Sì, vedi, potrò scoprire adesso. Mi sembra un'ottima idea. Potrò scoprire adesso cosa ne pensa il master. Noi giochiamo alla Leggenda dei Cinque Anelli, che è un bellissimo gioco. Manghezu. Estremamente. Estremamente letale, come abbiamo quasi visto l'ultima volta, in cui nessuno è incredibilmente morto. Grazie a Ida, che ha spaventato 12 dei 13 samurai. Sei sicuro di questa affermazione? Abbastanza. Quanto ne sei sicuro? Da darci un PX che non è morto nessuno? No. No, la vecchietta non ha fatto. No, perché un po' di gente in realtà è morta. La vecchietta ha pensato di mettersi vivo sulla strada. Nessuno dei lupi. Nessuno dei lupi o degli amici dei lupi. Di Kenshiro. Esatto. Kenshiro non è. Neanche una guardia, no? Perché dopo un po' le hanno ignorate. Andate ad ascoltarvi l'ultima puntata e scoprite. Esatto. Se sto dicendo menzogne o verità. Fallacue. E l'ultima puntata appunto è stata un po' burrascosa, perché la vecchia Bayushi si è rivelata per quello che era. Mandata all'imperatore, intendi? Esatto. Ok. Sì. Un agente dell'imperatore che cercava di riportare la tranquillità e la giustizia nell'impero. E però voi l'avete uccisa. Io mi sono solo difeso. Tecnica di camuffamento. Esatto. Il risultato è che qualcuno verrà a cercarlo prima o poi, perché hanno visto una valanga di scorpioni entrare nel palazzo e non ne uscirà neanche uno. Esatto. Vabbè, chiederanno al bagno, noi che c'entriamo. Non siamo mai stati lì. No, in realtà hanno visto perché tutti avete chiesto indicazioni su come arrivare al palazzo. Vedranno uscire un sacco di guardie del leone vestite con le armature degli scorpioni, che escono, fanno il giro del palazzo. Si svestono e si svestono dentro. Un po' come le votazioni di Gangs of New York. Esatto. Comunque... il risultato della scorsa sessione è che la vecchia è morta, siete tutti feriti, chi più chi meno. Akuseki e Ivao sono particolarmente feriti, Mayumi è scomparsa e tu hai scoperto essere una volpe, lo spirito di una volpe, o anche una volpe in teoria potrebbe essere, chi lo sa. E Umon è ancora vivo, l'avete salvato come era stata richiesta da Mayumi. Ed era finita che io avevo detto a Umon di seguirci, perché abbiamo da parlare. Esatto. Esatto.
il daimyo ha distrutto l'emblema imperiale. Quale emblema imperiale? Non c'era nessun emblema imperiale. Eh no, il fuoco se l'è mangiato. Esatto. No, non c'era nessun emblema imperiale e... deve essere mangiato dal fuoco. Io non l'ho visto effettivamente. Neanche io. Ci ha affidato l'incarico di portare via Kakita. Sì, perché è uno dei possibili punti di debolezza della storia del... No, non è vero. Non mai stato effettivamente, però non è che ha detto proprio portare via Kakita. Beh, è un detto sabore. Risolvere il problema. Ha detto che è un uomo senza onore che quindi potrebbe parlare. Esatto. Sì, ma visto che noi, visto che lui, perché non ce l'hai detto, giusto? No. Lui sa che deve. Però ho detto, che è un problema mio davanti al daimyo. Questo è vero. Sì. E che in caso ci pensavo io. Altro duca tutti. Quindi, Kitsune. Io vado nella stanza e aspetto che gli altri mi seguano. Umon ti segue, non aspetta nemmeno di tornare nella sua stanza. Ah, giusto, perché Umon è diventato un lupo. Gliel'hai detto tu. Gliel'ha detto la volpe. Gliel'ha detto la volpe. Esatto. La volpe dice un sacco di cazzate. Come ben sappiamo. Va bene. Direi che andiamo tutti malconci nella stanza prima di essere rimessi a nuovo da servi e servette. E quando sono tutti nella stanza, io voglio usare. Lancio palla di fuoco. No, devi dirmi tu se usare sincerità, etichetta o cortigiano. Okay. 30 secondi. Perché voglio buttare proprio velocemente. No, voglio usare proprio velocemente per dire. Spendo un punto vuoto. Esatto. Per dire quello loro. Sono io. Per fare la scena alla sitcom, del tipo che io entro, quando sono entrati tutti io rimango sulla porta e vi dico: bene, ora che siamo qui possiamo tutti parlare, ma questa volpe deve prima purificare gli spiriti in modo che loro non parlino, e chiudere la porta mentre me ne vado. Non è che devi fare un tiro per farlo. No, per farlo veloce e prendere loro di sorpresa in modo che nessuno abbia tempo di dire... vabbè, faccio veloce. Fai una prova di riflessi, c'hai rapidità di mano? Dai. Conoscenza per farli entrare e poi chiudergli la porta dietro. È facile come prova, anche perché siete molto stanchi provati, quindi è facile. Non ne tirati così tanti. Non so più come si gioca. Però i 10 li fai ancora. Sì, ma i 10 li fa a prescindere. Che vabbè. Primo tiro, un 10. Cazzo, veramente. Chiudi la porta e... L'ultimo, io devo pacificare gli spiriti perché potrebbero parlare anche loro. Umon rimane un attimo basito, vi guarda e vi dice: si comporta sempre così? Spesso. Capisco. Miseria. Spesso. Sì. Fatevi dare un'occhiata, voglio vedere le vostre condizioni. Faccio un tiro di medicina. Oh, visto che li ammiravo. Grazie, grazie. E posso farlo su tutti. Grazie, caro. Hai fatto anche tu un 10 però, ti lamenti tanto però. No, io non mi lamento. Il primo tiro ha fatto 10. No, ho detto che Roberto si fa riconoscere. Uh-huh. 24. Allora, bisognerebbe vedere come funziona medicina. Mm-hmm. Non mi ricordo la difficoltà. Se la supero, siccome ho l'enfasi in primo soccorso, posso curare un D10. Te lo dico subito. Medicina. Poi, sì. Che poi aumentando quei rank aumenta la quantità. Ah, puoi curare la gente con medicina? Con medicina, sì. Sì, però posso farlo una volta per... Però già che ci siamo scena, così sulla stessa pagina, provo giornata. A curarmi anch'io. Come funziona? Una volta al giorno. Al giorno. E ti cura al massimo di un dado. In cui hai fatto uno. E beh, ha preso un'ondata d'acqua, povero Umon. L'hai giusto asciugato un po' sui capelli. Col fazzolettino, quello... Ok, adesso la io quindi tiro, però io ho un raise automatico. Mm. Ah no, giusto. Perché sono scarso in medicina. Stavo dicendo l'enfasi, posso ritirare uno. Hai fatto uno, perfetto. Sì. Hai rifatto uno? Sì. Il fatto che io abbia erbalismo, vabbè, in questo caso non sarebbe cercando di rimettermi a posto cose. Allora, dipende che cosa effettivamente vuoi fare. Erbalismo serve a fare gli impacchi. E... Io ho preso danni contundenti d'acqua. Non ti serve molto. Se quindi fossero tagli sì. E la difficoltà è? La difficoltà è 15 per curarti. Per me 20, quindi. Sì. Cura anche te. Grazie. Fallito 1.
8 punti? Sì. Grande. Quindi non mi curo. Più considera che durante la notte recuperi stamina per 2 più insight. Che per te è 7, ce l'ho già scritto. Ok, quindi va bene. Vabbè, sono altri 7 più 8, 15. Ero a 17, 2. Mi cura anche per il mio conto. Grande. Tanto. E hai fatto un altro 10. Vabbè, è entrata la cura. Niente, fumble non è più il fumble di una volta. Mi sono curato di 10. Esplode il 10 di cura. Esplodono tutti i dadi, allora, a meno che non sia specificato 100, il contrario. 102 punti ferita, ti sei curato? Con la sola imposizione delle mani, tra l'altro. Quindi. Perché io sono più bravo a farlo su me stesso. Cos'è l'insight? Il livello. E il rank? Il rank totale è il tuo livello. Insight è il totale. Questo 150. Di punti... Sì. Tu li hai invertiti, te l'abbiamo già detto l'altra volta. No, lo so, ma mi sembra strano, certo, quanto, perché io ho più insight rank. Rank, che è quindi devo guardare solo il rank. Quindi io 17, 13, perché tutto in questa scheda ha un rank. Le abilità hanno il rank, gli anelli hanno il rank. No, ok, però questo è proprio rank si chiama. Si chiama rank perché è qua sopra ed è quello è insight rank. Ok. Comunque, a parte... Io sto curando anche a Buseki, 8. Pensa che me lo dovrei spiegare altre volte. Sì, lo so, lo so. Sono già pronto a raccontare di nuovo tutta la storia del rock. Mentre tu stai imponendo le mani, rimettendo a posto le ossa fuoriuscite, cose del genere, Umon vi continua a fissare in maniera abbastanza pesante e un po' preoccupata dalla situazione, finché a un certo punto non vi dice: io non credo di poter restare qui tutta la sera se non sta succedendo nulla. Ho altre cose a cui pensare, devo cercare Mayumi, devo capire che cosa vuole fare il daimyo, devo capire perché Bayushi fosse arrivata fino qua e da dove sia saltata fuori questa storia che io sono uno yogo invece che un sciosuro. Se le vostre origini sono avvolte, diciamo, nel mistero, per quanto voi ne sappiate, è giusto che un uomo indaghi sulla propria genia. D'altro canto, il daimyo mi sembrava parecchio ferito e provato dal combattimento di stasera, no? Credo sia l'uopo disturbarlo. Il daimyo è anche uscito a cercare sua moglie. E a quanto pare potremmo forse essere parenti. Se fosse vero, potrebbe anche essere un enorme problema. Se effettivamente la maledizione degli Yogo è sulla mia testa. Di voi? E potrebbe anche spiegare perché mia sorella è morta. Sì. E perché sia stato proprio Kakita a ucciderla. In questo rientra i fatti venuti con Kakita-san. Se questo fosse vero, il mio restare con voi vi metterebbe in pericolo. No. Nessuno di noi vi ama. Le amicizie si forgiano sui campi di battaglia. Forse adesso non siamo una squadra. Ma la maledizione ha un suo modo di agire e di arrivare a quello che il malvagio Fuleng voleva ottenere. Domanda per il master. Dica. Come vengono le convocazioni dei lupi? Cioè, nel senso, con quale meccanismo? Cioè, uno manda a noi il bigliettino: ciao, ho bisogno di te e noi andiamo? O c'è una specie di gerarchia imperiale che ci governa con un corpo di polizia? In realtà quella che era deputata a fare da tramite tra chi voleva invitarvi e voi... L'abbiamo appena accoppata. L'avete uccisa ieri... 2 ore fa, quindi porca troia, c'è quel piccolo problema. Magari non era lei direttamente, l'avrà fatto fare un sottoposto probabilmente, però le comunicazioni ufficialmente passavano da lei, era lei che aveva messo in piedi la vostra squadra di lupi, come abbiamo avuto modo di vedere nel
prequel. Nel prequel, nel, back, nel flashback. No, io avevo capito che anche lei ci aveva chiamato, non che era lei a governarci, cazzo. Lei vi aveva chiamato perché voi non sapevate effettivamente da chi arrivassero. E poi ve l'ha detto quando eravate lì. Voi a un certo punto avete iniziato a ricevere le tavolette, ma non sapevate esattamente da chi. L'avevate poi scoperto. Ops. Va bene. Non è un grosso problema. No, mica. Andiamo a uccidere l'ispettore di polizia. Siamo solo esatto. In polizia noi. Esatto, chi se ne frega. Tsurushi-sama, andiamo a un bar e spariamo. Tsurushi è praticamente in un angolo che si è già addormentato, vedi che era veramente molto ferito e molto stanco, come Akuseki, e tutti e due erano stati duramente colpiti, infatti stavano cercando di ripararsi poco prima che la situazione si ribaltasse, però resta il fatto che sono estremamente provati. Umon a questo punto va verso la porta e inizia ad aprirla quando Ida... Aspettate. Cosa io dovrei aspettare ancora? Dovremmo organizzare un viaggio e anche velocemente. Ma se voi siete uno yogo, l'unica risposta è nel ventre dello scorpione. Eh sì. Potresti avere ragione, Ida-san. Concordo che se voi non sapete le vostre origini, indagare su di esse, visto che adesso siete un membro del lupo, porterebbe la luce le oscurità sul vostro passato. Quindi vedete, avete scontato che il mio dirlo così lo faccia un membro. Sono molto onorato di tutto questo... questo potere che di mi tutto dà questo crederci, esatto. Grazie veramente. Vi rendete conto di quello che avete in mente? Mi rendo conto di quello che abbiamo fatto. A maggior ragione mi terrei per il momento lontano, se fossi in voi, dal pungiglione e dalle chele di uno scorpione, che è dove ci cercano. Dici l'occhio della tempesta è il posto più sicuro? Sempre. Non saprei, non sono un marinaio. E il nostro sta dormendo. Se ne siete effettivamente convinti, avete voglia di mettere in pericolo la vostra vita, non sarò certo io a rifiutare l'aiuto di qualcuno. Siamo forse diversamente in pericolo? Forse l'unico posto dove saremmo meno in pericolo in questo momento è il muro. Paradossalmente potresti anche avere ragione. Il che vi dovrebbe rendere chiaro quanto sia pericoloso addentrarsi nelle terre di uno scorpione. Ripeto, se voi ne siete convinti e volete mettere in pericolo la vostra vita, io sono pronto a unirmi a voi. Dopotutto, la mia è la prima testa che cercheranno. Non lo so, io forse sono molto semplice nel fare i miei ragionamenti, però eravamo all'interno, credo, del clan più avverso allo scorpione. Eravamo in un piccolo possedimento del clan del leone, una famiglia minore, eppure sono arrivati in massa anche qua. Non so se si possa dire che questo clan sia il più odiato dallo scorpione. Credo che ce ne sia uno altrettanto odiato, perlomeno. E quale? Guarda Akuseki nell'angolo e da fuori sentite un tuono mentre lui si gira verso... Ma che bellissima Akuseki. Serata! Esatto. La Fenice con le sue pretese di essere l'unica voce in capitolo su che cosa possa essere fatto da uno Shugenja o meno ha spesso avuto di che scontrarsi con il mio clan, che tendono a voler accumulare conoscenze proibite in genere per evitare che qualcun altro ci metta le mani sopra, ma è difficile che una Fenice ascolti così a lungo da capire quali motivazioni hanno portato a una scelta. Figuratevi uno scorpione
che cerca di uccidere un daimyo e di cui nessuno può confermare la sua appartenenza agli ordini dell'imperatore. Se avessimo almeno ancora il sigillo imperiale. Beh, non è detto che sia stato ancora distrutto. Voi sottovalutate il daimyo, evidentemente. No, non sottovaluto il daimyo. Mi chiedo solo se l'abbia già distrutto. In fondo Conte è uscito a cercare sua moglie. Sì, senza dubbio. Ma se conosco abbastanza il daimyo, come sono venuto a conoscerlo negli ultimi mesi, ho imparato che è una persona che ha sempre un piano di riserva. Probabilmente stare con uno scorpione l'ha aiutato in questo. Sicuramente. E quando dice scorpione, un altro tuono riempie il cielo di Rokugan. Stasera abbiamo effetti speciali iperrealistici. Lui è ancora lì sulla porta. Quindi la risposta vola sulle ali della Fenice? La risposta potrebbe essere chiusa nel becco della Fenice. Allora forse vale una pena andare a parlarci con la Fenice. Mettiamola in questi termini. È sicuramente un posto dove andare prima che andare nelle terre dello scorpione, senza avere un piano adeguato sul come muoverci e come agire. Il clan della Fenice avrebbe tutta l'intenzione di ridicolizzare e dimostrare l'inettitudine di uno scorpione. Tanto più uno scorpione di alto rango come Bayushi-sama. Se qualcuno ci può proteggere in questo momento e fare luce forse su la possibilità che io sia maledetto, effettivamente è un ottimo punto da cui partire. Ci serve il sigillo imperiale prima di tutto? Il sigillo imperiale è una moneta di scambio importante che potrebbe farci comodo non solo con la Fenice ma anche con gli scorpioni stessi nel caso ci inseguissero. Inoltre vorrei ricordarvi che per quanto io sia un guerriero sono stato pur sempre addestrato come scorpione, quindi ogni arma al nostro servizio è un'arma in più per proteggere sia i lupi che me stesso. Non vi mentirò su questo. Capisco. Direi quindi che forse ci serve quel sigillo. Direi che ci serve il sigillo. Come vi muovereste? Come pensate si sarebbe mosso il Danny in questa occasione? Dove potremmo trovare questo sigillo se è già stato ritrovato nella fuga del combattimento? Se il sigillo non è andato perso, uno dei suoi Shugenja ha probabilmente requisito il sigillo per assicurarsi che venga distrutto. L'alternativa è che... Non l'avevo distrutto. Distrutto. L'avevate spaccato, ma non l'avevate incenerito. Non l'avevo bruciato. Non mi pare. No. Queste sono luminescenze di Alcanfer, tagliamo la testa e bruciamo i corpi. Sì, però, o Alcanfer, ora luminescenze di Alcanfer anche. Ma non l'avevamo distrutto. Non l'avevamo neanche trovato, era perso nel campo di battaglia. Avevamo detto al daimyo di distruggerlo il più velocemente possibile. Ma il daimyo lo deve ancora trovare perché è andato a cercare sua moglie prima Ma i suoi uomini sono rimasti lì. Va bene, allora io andrò a cercare il sigillo. Se qualcuno mi vuole aiutare, anche voi Umor. E inizia a piovere violentemente fuori dal palazzo del daimyo. Un drago non è spaventato dalla pioggia. Verrò con voi. Tanto non credo che restare in questa stanza ci possa servire a qualche cosa. Grandine. Intanto, Kitsune. Kitsune, per oggi, visto che gli sono rimaste poche spell, userà aria, terra e fuoco, quindi tre. Per evocare Capitan Planet. No, mi manca acqua. E il cuore. Cosa aria. Usa aria, terra e fuoco per fare sense nella stanza, quella del daimyo, per capire, per identificare i vari spiriti che ci sono. Il mio intento è farlo anche il giorno dopo per acqua e vuoto.
per poi provare a bandirli, come dice che può fare uno Shugenja in maniera molto complicata, ma può provare a bandirli e deve farlo per ogni specifico spirito. In realtà io voglio fare il sense perché magari alcuni non ci sono. Ok, va bene. E quindi passerò il giorno a fare quello, a studiare, a prepararmi per fare la cosa. Magari chiedendo in giro, visto che mi devono immagino che ci trattino bene in questo periodo. Beh, sì. Vado a chiedere roba che secondo me potrebbe essere utile da sacrificare per gli spiriti. Ok. Allora inizia a fare una prova di spellcraft per vedere che cosa puoi sacrificare a ciascuno degli spiriti nel caso. Te ne faccio una generica. Sì, sì, una generica. Spellcraft 2. Sapienza magica 2, 4K3, perché? 4K3. Cos'è? Awareness, forse perché ho alzato e non me ne sono accorto. No, dovrebbe essere su intelligenza. Intelligenza. Intelligenza c'ho 3. Sì. C'ho 2 gradi in spellcraft, quindi 5K3. Strano, hai fatto un 10. Ma guarda, vabbè, è un 1. 11... K3 14, 25. Ok, sì. Trovi per ciascuno degli elementi qualche cosa di adeguato da sacrificare, cioè, senza dover distruggere la casa del daimyo. Prima mi rendo conto quali elementi ci sono e quali sono quelli che qui si potrebbe fare domande. Che hanno... Allora, sei sicuro che ci sia lo spirito dell'acqua, perché era quello più forte in assoluto? Però quello magari non mi interessa partirlo più tanto. Penso che sappia tenere la bocca chiusa, se è a protezione di le terre, spirito. Le terre del leone, sai anche che in genere sono protette dal fuoco. Ok. Quello che è successo poche ore fa con Bayushi e quel vento che ha alzato lei con i suoi Shugenja, no, li ha allontanati. Ok, quindi in caso non devo sacrificare niente, per fortuna, perché mi odiano. Esatto. E lo spirito della terra, senti solo lo spirito che segue te. Ok, quindi non c'è neanche in teoria questi bisogni. Quelli che potrebbero parlare, se venissero a fare domande, sono acqua e fuoco. Sì. Acqua, di cui però c'è quello grosso. Esatto. Più vari altri, immagino, piccoli. Sì, sono, prede. Esatto, ci sono gli spiritelli. E quelli magari li bandisco. Ok. E dopo un po' che ho fatto tutto questo, tipo un'oretta, un paio d'ore anche, torno da loro. Ok. Xiang e Umon escono a questo punto dalla stanza a cercare il sigillo imperiale. La stanza dove è successo il combattimento, vedete che è ancora completamente sottosopra. Ci sono servi che stanno togliendo l'acqua con i secchi, asciugando con i panni, strizzando e cercando di buttare fuori. Scuotendo i tatami, se no si arrugginiscono, esatto, le armi sotto. Stanno spostando i tatami, stanno rimettendo a posto, pulendo dalle tazze che si sono rotte. Stanno pulendo tutta la stanza. Sì. Fuori ha iniziato anche a piovere e questo sta un po' rallentando ovviamente i lavori, anche perché c'è un buco nella parete. Sì, quello rallenta. Però vi sembra anche, cosa positiva, che da fuori non siano arrivati dei curiosi a cercare di capire che cosa era successo. Quindi le guardie ancora non sono venute a cercare lo Shugenja, quello dovevano venire. No, perfetto, siamo ancora in tempo. E allora faccio una... In realtà, tra l'altro, voi lo Shugenja non l'avete mai neanche visto. Non fai! Nel palazzo. Avete parlato con un sacco di guardie, capitano delle guardie, servi, blah, ma lo Shugenja non l'avete mai visto. Faccio una prova di investigazione, immagino, per cercare. Beh, sì, chiaramente. E brucio un punto vuoto, l'ultimo che mi è rimasto. Che ti dai un più uno... Un più uno K1. 2-10 proprio fanno. È un 7. 10, 20, 30, 8. Non è stato immediato notarlo. Hai più che altro sentito una specie di gomitata da parte del tuo antenato che ti tira per una manica e sì, ti dice: se questo ci libererà del tempo e ci farà viaggiare prima verso le terre dello scorpione, dove quella dannata pergamena dovrebbe trovarsi, è lì! E ti indica il... Grazie nonno! Il sigillo. Vedi che il sigillo praticamente è stato scagliato dal vento a un certo punto
e si è incastrato nelle assi sopra del soffitto. Ok. Quindi ora a vedere l'ho visto. Nonno, grande. No. Sì, poi ci andiamo a vedere lo scorpione. Non ti preoccupare, sì, ma dobbiamo ritrovare quella cazzo di pelle. Non abbiamo l'eternità per trovare quel tatuaggio. Prima o poi gli scorpioni li ucciderà qualcuno, e una volta che li uccidono, il mio tatuaggio andrà perso. Quindi sbrigati. Vabbè. E sei tu piuttosto quello che uccide gli scorpioni. Come lo stato stasera. Ma quelli giusti, non quelli sbagliati. Ma come quelli sbagliati? Quelli sbagliati. Ti pare il caso uccidere un emesso imperiale? Non l'avevo visto il messo imperiale. No, no. Ha mostrato il suo simbolo prima che voi iniziaste il combattimento. Ma io non l'ho visto. Stavo guardando Umo, stavo proseggendo Umo, come mi aveva chiesto la ragazza. Era l'onore di guidarmi, non potevo. Sei sciocco, non sei ancora abbastanza attento. Ah, scusa, non hai ragione. Ora intanto ti ecco di quello. Perché il mio nonno è quello di Kill Bill 2. Sì, è lui, che è bellissimo. Il vecchio? Sì. Tra l'altro, essendo uno spettro, sta tranquillamente sulla spada anche. Ma molto più cattivo. Ma molto, molto più cattivo. Comunque sì, è lì infilato tra il soffitto e il muro praticamente. Io mi giro verso Umon e dico, l'ho trovato, dobbiamo però distrarre i presenti. A quello ci posso pensare io. Perfetto. Non ci sono molte guardie. C'è una guardia che sta controllando che i servi facciano quello che deve essere fatto. E quando Umon si avvicina ai servi e con fare abbastanza imperativo gli dice: il daimyo mi ha mandato a controllare la sicurezza di questa stanza, devo chiedere a tutti voi di uscire. Guardia, si assicuri che nessuno cerchi di entrare, in modo che la guardia si giri da... Certo, ma io sapevo di chiedere alla persona giusta. E ti facenno intanto di muoverti velocemente mentre lui guarda le persone tastandole per controllare che non abbiano armi nascoste, in modo da fare una scenetta di sì. Poliziotto buono, poliziotto cattivo. Furtività 23. Arrivi, fai un piccolo salto senza farti nemmeno sentire e recuperi il sigillo. Si è un po' rovinato. Vabbè, è tanto originale. Però si riesce ancora a capire che è un sigillo imperiale autentico. Umon ha fatto uscire tutti quanti, rimane di fianco con la guardia a parlare qualche minuto mentre tu finisci il tuo giro di perlustrazione ufficialmente. Certo. Si gira verso di te, fa finta di... Non è qua. Ok. Così la guardia magari mi sente. E Umon si rigira verso la guardia e i servi fuori, dice: potete ricominciare a lavorare, mi dispiace avervi fatto attendere sotto la pioggia. E questi tornano dentro a lavorare, però intanto li fate anche un po' soffrire, come è giusto che sia, perché sono schiavi. Usciti dalla stanza, Umon ti si avvicina proprio per sussurrarti nell'orecchio e ti dice: adesso che abbiamo il sigillo, credo che sia il caso di partire il prima possibile. Vorrei solo premurarmi che la moglie del daimyo stia bene. Va bene, vi accompagno. Prima lascerò questo sigillo a Ida. È bene non andarci a giro. Sembra una buona idea. Torno un attimo nelle stanze. Avvolgo in un panno, perché non è che voglio farlo vedere alla luce del sole. Custodiscilo come se fosse la cosa più cara che hai, da cui dipende la tua vita. Va bene, lo prendo e me lo infilo nelle mutande. Ma mi va bene. E rimango lì seduto. Granchio numero 5. Non c'è nessuno? Cioè, non sono ancora arrivati i servi con unguenti, pomate e cavoli vari? No, stanno evidentemente facendo quello che gli è stato ordinato, che non credeva a curare voi. No, io ho usato medicina con la idea del c'è unguenti e preparati nella stanza che ci avevano fornito. Probabilmente vi siete anche portati dietro. Va bene, sì. E allora sì, nel senso, me lo nascondo lì perché
questo momento non sono, sono sprovvisto di qualsiasi altra cosa. Anche perché noi continuiamo a essere disarmati, giusto? Eh sì. Io quindi ho armatura, katana, martello, tutto alla... No, l'armatura potresti anche averla se vuoi. Quella non è necessario lasciarla all'ingresso. Ah, sì, non è che sono puoi le armi uccidere che... con l'armatura. Oddio, forse te sì. Vabbè, allora mi metto l'armatura e me lo tengo sotto l'armatura allora a sto punto. Ok. Kitsune. Tu hai girato. Io dopo che ho fatto tutto quello torno in camera e vado a riposare. Ok. Quando torni in camera, Umon e Xiang sono già tornati, hanno trovato il sigillo e lo stanno dando a Ida. Chiudo la porta. La Volpe si domanda perché è ancora integro. Perché può essere un'arma da usare contro i nostri nemici. Siano essi fenici o scorpioni. Sai, Umon, che un qualsiasi Shugen già dotato quanto la Volpe potrebbe annusare da quell'oggetto tutto quello che è accaduto nell'ultimo mese, di tutte le cose che sono accadute intorno a lui? Non potrebbe farlo anche dalla vostra spada? Quale spada? O dalla vostra carne? Dai vostri vestiti? Se qualcuno potesse farlo dalla mia carne, vuol dire che la Volpe sarebbe già in una brutta situazione. E chi ci assicura che non possa farlo dai nostri vestiti quando li facciamo lavare in una locanda? Perché è quello che la Volpe sta facendo. Sta cercando di evitare ci sia tutto questo. Perfetto. E io sto cercando di evitare che quel sigillo finisca nelle mani sbagliate, ma sto anche cercando di evitare di perdere un'arma che può essere importante. Mi giro verso di Ida. Da quando in qua i lupi prendono istruzioni dai cuccioli? Non prendiamo istruzioni dei cuccioli. Abbiamo convenuto, mentre tu eri in giro, di tenere questa linea. Forse se la Volpe presenziasse quando gli altri lupi parlano, non ci sarebbero queste discussioni inutili. Ti sembra una buona idea? È una buona idea. Se pensi che sia una buona idea. La Volpe si fida del tuo giudizio. O bruceremo tutti. Abbiamo già deciso quando il branco ha deciso di salvare quello che è stato salvato. Esatto. Forse abbiamo cominciato a bruciare lì. Domanda al master. Chi ha iniziato il combattimento? Io me lo ricordo perché è successo un'ora fa. Io Robben non me lo ricordo perché è successo una settimana fa. Okay. Io ho creato la spada di fuoco a Umon. Sì. Ma chi è stato il primo a picchiare? Forse gli scorpioni? Perché io la spada l'ho creata fuori iniziativa, poi abbiamo tirato l'iniziativa e io ero uno degli ultimi. E ho tirato la fiammata sullo Shugenja. Io ho compreso. Tu hai ribaltato solo il tavolo. Io ho ribaltato il tavolo e gli ho intimiditi. Chi è che aveva dato il primo colpo? Il primo colpo... Forse scorpioni... Credo che siano state le guardie del Daimyo, se non ricordo male. Le guardie del Daimyo. Sì, i primi sono stati i leoni. Perché? Che hanno scorpioni... tagliato in due, tipo tre ninja. Perché gli scorpioni sì. Si erano... Avevano anche loro le armi. E tu hai creato poi la spada perché loro avevano le armi. Bayushi ha creato il suo incantesimo di vortice, sì. Eccetera, eccetera. E Umon? Le guardie stavano aspettando e Umon era tra gli ultimi dell'iniziativa. Sì, sì. Però ha picchiato. Mancando. Non ha tagliato proprio Umon. No. I primi a far del malissimo sono state le guardie delle onde. E poi, subito dopo? Subito dopo, Umon ha provato ad attaccare. Umon o la mia fiammata? No. Ma è ninja. Umon. Dopo Umon. Quindi lui. No, lui dopo la mia fiammata sullo Shugenja. Ah, perché è vero, c'era lo Shugenja. Scusa, io pensavo la vecchia. Io ho reagito dopo lo tsunami della vecchia. Quindi, per quello che so io, ha attaccato prima Umon di me? Sì. Sì, ho provato ad attaccare Umon prima di te.
Se tu pensi che sia una buona idea, Ida, la Volpe si fida. La mia idea era di andare dritti allo scopo, che è tipico del mio clan. L'unico modo che questo gruppo di andare dritti allo scopo sarebbe, non lo so, una cosa folle, tipo entrare nelle terre dello scorpione. Che era quello l'idea che volevo fare. Però pare... Abbiamo pensato che sia il caso di... Scusate. Anch'io ho ritenuto questa idea una follia. Ma... È un'ottima idea. Ma con il giusto aiuto potrebbe anche essere fattibile. Bisogna pensarci. Beh, io... Mentre voi ci pensate, se non vi dispiace, avrei un problemino con una gru da risolvere prima di partire. La Volpe fonda. La Volpe ha bisogno di riposare. Un momento vale l'altro. Domani gli spiriti... Ma almeno combatti all'alba, no? Nella notte fonda. Combattere? La pioggia. Forse devo andargliela a dire. Combattere? Forse non ci sarà nemmeno bisogno di litigare. Quindi stai andando a fare un duello come quello di cui ci siamo lamentati tanto tempo fa, fatto all'insaputa dei compagni? No. Sto andando a esaudire il desiderio di un amico. E del daimyo. E del daimyo. A quanto pare. Sempre interessante vedere come il branco si è unito anche nei sussurri. Interessante, è interessante che i sussurri non vengano dagli scorpioni anche. E fa un sorrisetto che intravedete solo perché si sollevano gli zigomi, perché ha la maschera. Quindi non si vede. Vero. Tecnicamente sei lo scorpione. Quello che è avvenuto non è un sussurro. Bastava presenziare il funerale fino alla fine. Ma a quanto pare la Volpe decide di andare via prima che le cose siano risolte, molto spesso allora. La Volpe ha cose da fare che voi umani neanche potete immaginare. Va bene. Certo. Se volete venire con me, io sono solo contento. Noi stavamo comunque uscendo, nonostante la pioggia, a cercare la moglie del daimyo, quindi almeno un pezzo di strada sarebbe comunque meglio farlo insieme. Va bene. Io aspetto che stiamo proprio per uscire e dico a Ida, sperando che anche tu non ti rivali essere una donna. No, no, mi tiro su l'armatura e le mutande e gli faccio vedere le mie gioie. Che ne dici? Potrebbe essere un'illusione degli spiriti, non credo che sia naturale una cosa del genere. Umor rimane basito. Posso dire che è metallo? Assolutamente, sì. Certo. Non pensavo facessi parte del clan del serpente. È l'iguana. Un clan minore, esatto. Ma maggiore allo stesso tempo. Esatto. Ridacchio, mi chiudo la porta e collasso su, per terra, in ginocchio, proprio così. Quindi abbiamo tre in coma. Ah, pensavo e dentro la stanza ci sono tre persone in coma. Assolutamente, sì. Kuseki, Kitsune e Ivao. Sì. Io però non possiamo mandarlo da solo, gli abbiamo appena dato sigillo. Vero. Verremo con voi ad assistere. Che? No. Dov'è il sigillo? Boh. Perché non Umon? A maggior ragione. Almeno se non un altro Kakita scoprirà la verità. Io non ci sono, sono a dormire in camera. In realtà Umon voleva cercare la moglie, sta uscendo con loro, ma poi va a farsi i fatti suoi. Sarebbe bello andare lì. Potrebbe impazzire che chiede attaccare tutti. Oppure, oppure potrebbe anche cambiare idea sul suicidio, non si sa, un'illuminazione. No. No. Ha da morire. Ha da morire. Uscite dalla vostra stanza, passate dall'anticamera, vedete che fuori la gente sta ormai completamente dormendo, anche perché la pioggia, che ha già smesso, ha comunque fatto rientrare in casa, certo, anche i pochi che erano rimasti fuori. Umon prende comunque il suo cappello di paglia per la pioggia, nel caso ricominciasse. Recupera le sue armi. Tu pure, Ida. Sì, sì. E appena usciti da... Gli manca dalle porte, di fuoco. Dalle porte del castello. Che brilla come l'onore di un vero guerriero. Quindi la sua aspetta. No, lui è un vero guerriero. Giusto. No, no, ma la katana brilla come la vera guerra, non di chi la impugna, quindi anche con me brilla tantissimo. E appena siete fuori dalle porte del castello,
Quindi ci troviamo più tardi. Io andrò a cercare la moglie del daimyo e il daimyo. Capisco. Credo sia meglio. Della moglie non gli frega più niente. Bell'uomo. È la prima cosa che fa. Cosa? No, la sua moglie. Sua non moglie. È sparita. E non può un cazzo che deve fare. Se fosse una commedia romantica non finirebbe qui. Sì, romantica con gli scorpioni. Sì, infatti. Guarda che è una romantica pure con gli yogo, sai che pure io. È la miglior commedia romantica del mondo. Una commedia, magari una tragedia. Ah, ecco. Sì. Una tragedia-commedia. È intitolata Me Scorpioni. Me Scorpioni. Metallo applaudente. Sì. Perché? Comunque, andate verso la casupola dove Kakita ha preso dimora e lo trovate in piedi. Mm-hmm. Vedete che è completamente fradicio di pioggia e sta guardando il cielo mentre le nuvole passano veloci contro la luna piena. Mm-hmm. Non sembra che abbia bevuto stasera. Vedi che ha la spada di bambù in mano e senza nemmeno girarsi, quando arrivate abbastanza vicini da non dover urlare troppo, ti dice: beh, vedo che alla fine sei arrivato, ma non mi sembra di aver sentito la festa di un matrimonio. Gli racconto quello che è accaduto. Cosa, aspetta, perché? Tutto, tranne il sigillo. Ok. Quindi quel verme di Umon è ancora vivo. Sì, io credo che voi siate entrambi vittime di un gioco spietato. Io credo che una vittima abbia oggi fatto sparire un'altra donna, se vogliamo metterla così. Non credo che sia stato questa la causa della sparizione, ma potrebbe essere questo un momento per chiarire una volta per tutte tutto quello che è successo. Ti sembra il momento davvero di morire e di mollare? Sì. E che alternative avrei adesso? Venire con me. Un cane rabbioso con dei lupi. Un lupo con altri lupi. E forse pensi che gli altri che non sono qua mi accetterebbero? Kitsune se n'è persino andato dal mio funerale. Non ha avuto nemmeno la forza di restare. Iwao nemmeno si è presentato, e così neanche Akuseki. Non credo che sia un grande problema questo. Garantirei io per te. Non è di te che mi preoccupo. Non ti devi preoccupare neanche di loro. E quindi che cosa pensate di fare adesso? Io verrei con voi per quale scopo? Arrivare in fondo a questa questione, stabilire di chi è la responsabilità di tutto quello che è successo a partire da quel tragico duello. E spezzare per sempre questo gioco. Non me la sento di spezzare qualcosa che non sia il collo di quel infame. Ma capisco che cosa stai cercando di dirmi. Ti propongo un patto. Arriva fino alla fine di questa questione. E dopo avrai due scelte. O risfidarlo a duello, dopo che avrai ristabilito il tuo onore e quindi ottenere finalmente quello che volevi, o risfidare me a duello come volevi e compiere il tuo destino, ma sempre in maniera onorevole. Ne vedi che ci pensa un attimo. Se gli altri lupi non si metteranno in mezzo e mi lasceranno avere la mia preda alla fine, ho ingoiato letteralmente così tanti rospi
che ingoiare anche questo non cambierà nulla. Bene, allora vieni con noi e chiediamolo direttamente a loro. Fai strada. Scuote la spada di bambù per togliere la pioggia che ormai si è accumulata sopra. Si lega i capelli cercando di strizzarli il più possibile. Mm-hmm. Si risistema la benda, che è più che altro ormai uno straccio umido, certo, legato in faccia. E in maniera molto elegante, come solo una gru riesce a fare, nonostante sia un Ronin senza onore che vive nelle casupole bevendo sake rubato, fa il gesto di rinfilare la spada nel fodero. Non esiste nessun fodero in cui rinfilarla. Ok. E inizia a camminare. Io guardo Xion. Faccio un cenno con la testa e vi seguo. Vediamo se Umon ha trovato la moglie, la mughiera. O almeno il daimyo. Buono, 977. Quando tornate indietro, trovate Umon alle porte del palazzo. E Kakita lo vede. Mm-hmm. Tu senti proprio che sta stringendo la mano sulla spada di bambù e senti praticamente il bambù che si spezza sotto le sue dita. Io allargo leggermente il braccio, come a dire... Senti che sta stringendo tantissimo, però quando si avvicina fa un inchino. Ok. Shosuro Sama. Al che Umon lo guarda e si inchina più di lui, gli dice: Kakita Sama. Si tirano su tutti e due insieme e aspettano che passi prima qualcun altro. Si stanno proprio tenendo d'occhio come due cani rabbiosi che si salterebbero alla gola, ma non possono perché il guinzaglio li tiene. Anche perché sennò Ida gli dà un pugno in testa, esatto, a entrambi. Ida è il guinzaglio. Ok. A parte anche Xiang. Esatto. No, quando gli puoi dare un pugno in testa li stai ammazzi. Esatto, infatti. E cioè, poi ti cacciano. Oh, look! Non hai misura tu. Non ho misura. Non c'è misura. Ma dal tocco gentile che sana le ferite alla distruzione dell'universo. A lui non lo bisogna le feste perché tu quando sono le noccioline o le noci, no? Esatto. Io ho portato la noce di cocco. Esatto. Latte di cocco sbriciolato. Tre morti per i frammenti. Esatto. Io mi rivolgo a Umon. Dico: Shosuro Sama, abbiamo un alleato. Un alleato in più è sempre un ottimo alleato. Soprattutto quando è già morto. Questo lo stabilirete voi alla fine di questa incresciosa avventura. Mi risulta che l'abbia detto egli stesso di essere già morto. E il miglior samurai, come dice il Bushido, e cioè è colui che non ha niente da temere perché è già morto una volta. Lui è forse il miglior guerriero che abbiamo nel gruppo in questo momento. Era un esperto spadaccino. Oh, lo è ancora. Ed è già morto. Io faccio per entrare e andare in stanza. Umon si infila dietro di te. Mm-hmm. E Kakita aspetta che anche tu sia andato avanti, vuole entrare per ultimo. Oh, io seguo Ida. Dopo che siete entrati tutti, Kakita mi segue. Torniamo in camera. Quando entra nel quando entrate nella stanza, nell'ingresso, no, prima ancora nell'ingresso, mm-hmm, vedete che Kakita appoggia la sua spada di bambù su una su un poggia katana separato, ma in maniera estremamente elegante per ricordare a tutti che lui è un guerriero. E la mette un gradino sopra quella di Umon, giusto per ricordarglielo. Dopodiché vi segue in camera. Quante fifoso. Adesso bisogna trovargli una spada vera, però. Entrate nella stanza, ci sono i Vao e Akuseki che sono ancora riversati su un fianco, si stanno tenendo un po' ancora le ferite, le braccia più che altro prese dall'acqua, per cui degli ematomi notevoli. Mm-hmm. Kitsune è svenuto in mezzo alla stanza. Sì. Appoggiato sul tavolino quello da te, tipo. Ecco, Kitsune, fai un tiro di stamina.
Stamina pura? Sì. O awareness. Scegli tu quale, tanto hai tre, tutte e due. Bella lì, 16. Hai una brutta sensazione di qualche cosa e senti proprio i peli sul collo rizzarsi. Non sei ancora così addormentato perché ti fanno troppo male le ossa da dormire veramente. Stavi riposando cercando di addormentarti, eri più svenuto che altro. Faccio finta di continuare a dormire. Your Shugenja sense, tipri. Esatto. E senti entrare quattro persone nella stanza. Rizzo le orecchie, ma faccio finta di dormire. Ok. Kakita si mette in ginocchio in maniera molto elegante e ufficiosa, e ufficiale. Io stanco dei giri, mi metto a sedere e medito. Praticamente è in posizione da cerimonia del tè. Mm-hmm. E semplicemente vi dice: se volete riposare, sono ancora un cane da guardia. Prima devo fare una cosa. Vi conosco la voce? Beh sì, anche perché ci hai parlato il giorno prima. Esatto. Mi rigiro un attimo, stiracchio. Potete cercare di fare meno casino, la volpe cerca di dormire. E guarda, poi attendo gli occhi facendo finta di essere lì ancora e dormiveglia. Vado verso Kakita. Kitsune-sama. Kakita. Si inchina. È la tua ottava volta? Nona. E mi rimetto a dormire. Io sono in meditazione, ho occhi chiusi, gli ascolto. Lui si gira verso Ida e sottovoce gli dice: non ho idea di che cosa stia dicendo, ma ho imparato che con la volpe bisogna sempre rispondere a tono. Lo sento? Assolutamente sì. E faccio tipo il colpo di tosse come quando sto per declamare una delle massime tramandate. Cioè... Shinsei insegna: metti il piede in fallo e cadi 7 volte, 8 rialzati e risorgi. È accurato che questa sia la tua nona. E mi rimetto a dormire. Ti ho detto proprio la cosa più appropriata. Esatto. Veramente a cazzo. Grande. Infatti si anche ho chiuso. Infine avete detto la cosa giusta. Ah, ovviamente per me ha detto, gli ho dato ragione perché lui sapeva e non voleva darmi ragione, ma lo sapeva perfettamente. Anche Umo nella stanza? Sì, sì. Ok, va bene. Io vado nella stanza dove c'è stato il tafferuglio. Hanno sistemato praticamente ormai tutto, tranne il buco nella parete. Ci sono ancora le lame sotto? Porca no, mia. È stato portato tutto via. Io sono tutti i posti segreti, però. Tutti. Appena ti addormenti c'è uno spiritello che inizia: oh, lo sapevo. Kakita, non rompiamo le palle proprio subito adesso. Padrone lo spiritello. Mi avete detto di avvisarvi nel caso succedesse qualcosa di strano allo stagno. Eccolo. Diligentissimo, la volpe ringrazia il servizio. No, è una volpe che mi manda. Mi alzo di botto. Gli butto qualcosa che dovevo usare il giorno dopo da sacrificare per gli spiriti della terra. Cioè, ottimo lavoro. Grazie, padrone. Non dimenticatevi. Sono però... io il servitore degli spiriti. Esatto, non dimenticatevi che voi siete il mio servitore, padrone. E scompare. Questi spiriti dell'aria stanno cercando di corrompere tutti gli spiriti degli altri elementi. E cerco di uscire di soppiatto senza avvisare nessuno dalla stanza. Ok, Fai una prova di furtività molto difficile perché Kakita non era rapidità stanco, di ma... mano? No. Rapidità di mano? Fare rumore? No. Devi fare furtività. Allora, comincia. Cerimonia del tè. Esatto. Perché sono abituato cortigiano, a fare rumore con il coso. Investigazione e armi pesanti.
Io che tiro investigazione. Kakita dove sta guardando? No, aspetta, non esco se è così difficile. Kakita, ma sta guardando la porta. Ti sembra che io sto dormendo perché sono sì, ma non è detto che io esca. Appena detto che Kakita è sveglio e fa la guardia. Io intanto faccio 29. La stanza non è che sì, sia così grande. Diventi invisibile. Hai capito? Ma se anche se diventi invisibile il rumore dei piedi li sento, Soprattutto se vede la porta aprirsi, anche se è invisibile, però. Ma lui vuol dire che è sveglio e sta guardando la porta. No, no, Kakita. Ah, Kakita. Okay. Sì, ma anche la porta è di legno, non è che c'è l'antirumore in fondo con la guida in acciaio. Com'è il pavimento? Legno? Sì. Nick. No, più che altro è bambù, in realtà. Meglio. Ok, il video è punto vuoto. Quante lamer meditazione. Eh sì. Quando l'ho aperto. Ma quindi? Sogghigna. Quindi fai? Io inizio a pregare. Ecco. Gli spiriti dell'aria. Sì. Uh-huh. Lì. Per garantirmi un incantesimo che non ho. Ah, così. Vuol dire proprio quelli dell'aria. Appunto, ecco, sì, sono vuol dire, questo vuol dire importunare gli spiriti. Bene. Devo comunicare e spendere un minuto per ogni rank, di rank 1. Ok. Devo fare una prova di spellcraft, importunare, che non ho la specializzazione. Per l'elemento appropriato la difficoltà è 20. Ok. Più un raise perché scassi la minchia. Solo quando faccio senso. Beh, quanto no. Tieni? Tengo 3. No, 19. Che sfiga. Non mi garantiscono il clone e quindi. Ah, il clone proprio? Sì, mi alzo e esco. Ok. E senti lo spirito dell'aria che ti fa una ventata. Una scoreggia. E mentre maledico gli spiriti dell'aria un pelo. Perché per uno non mi garantiscono. Incantesimo. È stato bellissimo, mi facevo il clone esattamente su di me, poi mi buttavo per terra e provo a uscire da che cazzo. Non sei è stato molto divertente, sì. Ma no, difatti, per quello era più il poliziotto del centro commerciale, esatto. Quello Paul Blart. E sì. Adesso ti rendi anche conto perché invece gli scorpioni sono così affini all'aria, perché tutti gli incantesimi per nascondersi, mascherarsi, vabbè, sono tutti dell'aria. Kakita ti guarda, ti fa un cenno, giusto? Mi faccio un cenno con la testa. Frega. Lui non ha sentito pisciare, magari. Cioè lo spirito non l'ha sentito. Lo senti solo tu. Quindi. Esci. Dove andate, Kitsune, se no? Occhi chiusi ancora, che guarda nel vuoto. Prepararmi al laghetto. La volpe deve prepararsi per quello che avverrà domani. Avete ragione, è un posto migliore per meditare. Va verso il laghetto. Vai verso il laghetto, vedi che la casa ormai è praticamente... Io lo seguo, in silenzio. Posso provare a accorgermene? Non mi sto nascondendo. Ah, che lui ti segue, ah, ok. Io non mi sto nascondendo. Sta venendo con te. Io ho detto, il laghetto è un posto migliore per meditare. Ok. Vado al laghetto. Arrivi al laghetto, il laghetto è estremamente tranquillo come era il giorno prima. Continua a essere il posto più tranquillo della casa, soprattutto in un momento come questo, in cui all'interno della casa ci sono state morti e devastazioni, e non ti sembra di vedere nessuno. No, comunque mi metto in un angolo imboscato di un posto brutto e vedo cosa fa Xiang. Cosa fa Xiang? Mi siedo vicino al lago e mi metto a meditare, come quello che avevo detto. Ok, cheers. Io vado dalla parte opposta dove lui si è messo, cioè se lui si è messo a meditare guardando verso il lago, metto niente esattamente di spalle a lui, il più lontano possibile dal lago, ma rimanendo nel giardino, in modo che se qualcuno dovesse parlarmi non è visto da nessuno. Ok, buono. E mi siedo. E volpe è terra, giusto? Eh sì. Provo per quello che sei così affine. Provo a col mio ultimo incantesimo della terra a lanciare commune. Grazie. Mi permetto perché ci stai andando troppo vicino col bicchiere. Ma quindi adesso tu
avendo lanciato l'ultimo incantesimo, adesso cosa devi fare? Dormire per recuperare? Sì. Credo, no? Sì, ne è rimasto uno dell'aria. Ma devi riposare. I void come si recuperano? I punti void pure per... riposando. A tutti o uno? Mi sembra a tutti. Meno male. 10 HD. Per fortuna è quello della terra, c'è ancora race gratis. E provo a comunicare con la volpe cercando di essere, se devo fare una prova timbro, di essere il più passivo possibile, perché so che sono molto intraprendenti. Se mi vuole parlare, parla lei, ma io sto facendo notare, io sono qua e sto ascoltando. Poi tu senti la voce di Mayumi, non capisci da dove arrivi e non riesci a vedere che cosa stia parlando, perché lei non c'è. E senti solo la sua voce che ti dice: mi dispiace molto per tutto quello che è successo, però credo di avere un'idea su come aiutarvi adesso. Sono sicura che la capacità di mutare aspetto a volontà possa esservi utile nel far credere che la vecchia Bayushi non sia morta. Bisbiglio a voce bassissima. Beh, adesso faccio lo stage whisper, quindi lo dico a voce più alta, però in realtà il tono è tipo... Ok, proprio sì. Inaudibile. Quasi inaudibile. Sono contento che la volpe voglia condividere la conoscenza. Dato che è stata in parte colpa mia, non posso rifiutarmi di aiutarvi. Le azioni della volpe hanno salvato ciò che era caro alla volpe. Ciò che è caro alla volpe potrebbe anche essere in pericolo a causa della volpe, e la volpe potrebbe essere in pericolo a causa sua, quindi spero di fare cosa gradita. Cos'è la vita del Sakaku senza un po' di rischio? Senza un po' di rischio, purtroppo, la vita nel Ningendo è l'unica sicura. Spero che questo vi protegga. Mi senti di fianco a te cadere. È praticamente un piccolo cencio. Senti proprio che ti si appoggia alla gamba. Io mi inchino come se quando stessi facendo l'ora musulmana. Mm-hmm. E mentre sono chinato con la faccia praticamente a terra, le braccia così, faccio col gomito e lo tiro su. Più comune un ladro. Sembra proprio una mossa dal ladro. C'è la fisica di mano. Io ho fatto 20, non penso. È un po' come quello che mette le cose sotto il vassoio al bar e se lo porta via. Ah, pensavo al sushi, non più che niente. È proprio un piccolo cencio di tessuto. Non è abbastanza per coprirci una persona, però potrebbe essere abbastanza per coprire la faccia di una persona. Puoi fare uno spellcraft. Non ci sono farmi un 10. Beh, prima l'ho fatto per due volte. Sì, eri in astinenza. 24, sì, ero in astinenza. Stavo per cambiare i dati. Capito. 24. Ti rendi conto che è una piccola parte della pelliccia di una volpe. Sai che questa qua non verrà mai usata, ma rimarrà nella mia saccoccia per l'eternità. E sai che quando una volpe dona parte della sua pelliccia a qualcuno è perché questa persona possa cambiare il proprio aspetto. So che è una cosa estremamente seria, non seria, estremamente seria. Sai anche che è vero che lei si sente in colpa per quello che vi è successo, però non puoi nemmeno abusare del suo... No, non posso abusarne, però so anche che essendo una volpe, per quanto possa avere un'agenda, un po' ci spera che questo panno mandi un po' tutto a puttane, in sì, fondo. Non sai per chi, ma per qualcuno. Per chi, ma per qualcuno deve mandare le cose a puttane. E chino, e dopo un po' mi alzo e dico a voce abbastanza alta: non riesco a meditare. La volpe deve riposare. Me ne vado verso la stanza. Il resto della notte passa abbastanza tranquillo, quindi vedi tu se vuoi rimanere in riva al laghetto, dove effettivamente si sta meglio che nella stanza. Considerando che ho resistenza agli elementi.
Non ricomincia nemmeno a piovere. E infatti poi il laghetto viene illuminato dalla luce della luna. Ed è l'ultima cosa che ti ricordi, perché poi a un certo punto ti addormenti proprio stanco di tutto quello che è successo. È contro di me questa cosa, ma durante la notte lo spirito della terra non continua a venire a chiamarmi perché c'è lui al laghetto? No, ok. No, lo facevano una fortuna. Ci ho provato! Capo! No, c'è uno, giuro. Padrone, padrone, non sta succedendo niente. È molto strano. Dovrebbe succedere qualcosa. Okay. C'è uno che sta mendicando. Quando la mattina mi sveglio, vedo chi c'è intorno. Quando ti svegli, Kakita è ancora lì, in ginocchio, fermo, immobile, con gli occhi aperti, che fissa... Come dicevo, tipo in faccia. Sei ancora vivo? Sì. Sarebbe stato... O forse sarebbe meglio dire... Sarebbe stato no, scomodo. Non sono più vivo. Ma respiro ancora. Quello che può servire al branco. Umon, invece, non c'è. Io l'ho Ida? Visto rientrare prima. Sì, l'hai visto passare la mattina molto presto per i corridoi. Ida, si stava guardando intorno per controllare che non ci fossero altri. Ida e Mantide ci sono? Ida, chiedilo a lui. Sì. Mantide? Ivao e Akuseki sono ancora lì. È tornato? Tu sei tornato? No. No, in realtà cos'è che mi fido tranquillamente di Akuseki quanto mi fido di Dao. Sì, loro non ti hanno mai dato... Oggi la volpe sarà impegnata a cercare di allontanare gli spiriti che ricordano troppe cose di quello che è accaduto. Potrebbe essere un lavoro lungo. Chiedi agli spiriti dove posso trovare una spada per Kakita. Ce ne dovesse essere bisogno, la volpe può sempre provvedere. Sì, ma secondo me lui rende di più con una spada sua. Io ho una spada mia. Non è la spada che vorrei darti. Non mi hai mai visto usarla. Non ho dubbi che la userai benissimo. Saresti degno di stare sul muro. Il problema fondamentale è che vorrei che avessi un filo. Il filo è sopravvalutato, tu usi un martello. Sì, ma solo perché io sono un grezzo. Beh, secondo Monster Hunter devi affilare anche il martello, quindi... È vero. L'isola dei tamarri. È vero, esatto. Sì. What the fuck? Fate come volete, io mi ritengo più che sufficientemente armato. Da questo, durante la notte, è bene che Umon non sia qui al momento. È sempre un bene che Umon non sia qui. Al branco è stato fatto un dono. Un dono di cui la volpe è certa che il branco non sia degno. Ma potrebbe sicuramente tornare utile. E mi metto il panno in faccia e provo a desiderare ardentemente di diventare la vecchia Bayushi. E diventi la vecchia Bayushi. Vedete, tiro fuori un panno, me lo appoggio dall'altra parte della maschera e ne infilo un pezzo sotto il pezzo di maschera. Lo vedete che il suo corpo sta rimpicciolendo come se gli avessero buttato su un telo. Per un attimo non capite bene che cosa sta succedendo, perché il suo corpo si è rimpicciolito e i suoi vestiti no. Quindi sono la vecchia Bayushi con i miei vestiti. Sì. Che... Ah, quindi fisicamente divento lei, non è un'illusione. I vestiti mi cadono? Sì. Io mi alzo. Però è una roba da volpi. Chi lo sa se esatto, è vero o non è io vero. Io mi alzo di colpo. Maledetta! Cosa ne hai fatto di Kitsune? Piano, Ida. Piano, Ida. Provo a fare solamente prima per provare a capire se la voce è la mia o quella di Bayushi. Solo faccio tutto col tossire. Perché sennò... È quella di Bayushi. Giovanotto! Porta rispetto per gli anziani! E intanto inizia a saltellare sul posto, tipo quasi ballicchiando, cercando di renderla abbastanza ridicola. Ok, quando inizi a cercare di ballare ti rendi conto che hai le ossa che ti fanno male, sono pesanti, tu non hai tanta mobilità come ti aspettavi. Le mie vecchie ossa, o giovani. E fammi un tiro di awareness, così secco. Secco awareness. Secco. Capito se ti stai per stroncare qualcosa. 12.
C'è qualcosa che non ti torna esattamente. Se effettivamente sei diventato la vecchia Bayushi, per come l'hai vista agire ieri, c'è qualcosa che non torna. Era più in forma. Lei era molto più in forma. Provo a sforzarmi un minimo. Vediamo se questa vecchiaccia fingeva o no. E provo a fare tipo così, per vedere anche alcuni movimenti che poi ha fatto quando sembrava più sveglia, per vedere se il braccio ti si blocca a metà. Se sforzo e cerco di trattenere le smorfie di dolore. Fai una prova di stamina. Posso fare sincerità per mascherare le smorfie di dolore se mi fa tanto male? Puoi fare cortigiano per cortigiano, mascherare, okay. Le... Sincerità al contrario. Esatto. Giusto. Eccolo. E la Madonna! Hai mascherato, Roberto. Cioè, anzi, ti metti a ridere. Sei l'emblema. Sei Yoda, nei tiri Yoda. Totalmente vergogna, inutili, 48. Sì, ho capito, porca troia, però. 48. Ok. Sento l'osso che si spacca, tipo. Quasi. Sì, senti praticamente che è uscito dalla spalla, probabilmente hai una spalla lussata, sarà dolorosissimo rimetterla a posto. Hai fatto tutto il giro con il braccio, adesso lo appoggi lungo il corpo come se niente fosse. Okay. Che bello! Quello dico proprio. Provo a togliermi il panno. Lo togli senza nessun problema e la tua spalla è ancora fuori dalla sua... Aida, aida, aida! Ah, sì, sì! Dopo questo scherzo ti aiuto molto volentieri. Io arrivo e carico di peso sulla sua spalla per rimetterla in sede. Fai medicina. Fai una prova di medicina. Non ce l'ho. Puoi spendere un punto vuoto per rimanerla se no. Posso aiutarlo porgendo la spalla con medicina? Non esiste l'aiuto. Faccio con atletica. Vai con atletica. Di violenza. Atletica più erboristeria. Esatto. È buono! 92 anche lui qua. Scusa, era un 10. 8, 3 più 1 che devo... 28 più 6, 34. Mi fa una mossa la Miyagi. Sì, assolutamente. Pensi che ti faccia un dolore terribile per come sta partendo? No, 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 no! Dunk, e ti cade il braccio. Ida, la Volpe è convinta che dovessi lavorare sull'espressione. Però la tecnica c'è. La prossima volta c'è qualcosa di strano. Non sarò così leggero. Domanda. Quella vecchia non poteva muoversi in quel modo. Comunque questo è stato il dono che ci è stato fatto. Com'era la voce? Diventare la vecchia, quella della vecchia. Oh, penso che pelle di volpe possa trasformare in qualsiasi cosa. Volevo fare una prova di meditazione. Lì sul laghetto, perché dove sono entrato in contatto la prima volta. Per vedere passare il cadavere del tuo nemico. No, al laghetto circola intorno. Sì. Beh, se aspetti un po'. È uno dei ninja. È un mezzo. È la metà di uno dei ninja dello scorpione che continua. È un brodor. Esatto. Ricordati che ci potrebbe essere utile. Per vedere se entrando in meditazione entro in comunione con l'ambiente circostante. Se ho quindi una specie di manifestazione di della ragazza. Ok. Perché siccome è lì che ho fatto il mio voto di proteggere Umon, le voglio anche dire, e mo? Vai. Spendo un punto vuoto. Che schifo. L'hai spento proprio, l'hai speso proprio bene. L'hai spento praticamente. Che bell'investimento. Non ti preoccupare, Alchirina, per favore. Lo so. Ale. Meglio, eh? Meglio, decisamente meglio. Dio quanto amo il Kirin. 18, questo e questo. E quanto tiene? 5? 4. C'ho 3 di vuoto, ho speso un punto vuoto. Giusto, perché questo è fatto 10. Cioè, ho provato 24, 34, 41. Sì. Perché hai tirato vuoto? Perché meditazione su vuoto. Tu cerchi di entrare in comunione con lo spirito non del laghetto che cerca di prendere il sopravvento per motivi naturali, è quello più forte. Anche perché te l'avevo detto che c'era un carpone gigante nel laghetto. So. E infatti senti per un attimo una tranquillità ancora più potente, rilassarti, e in questo stato di tranquillità suprema riesci a percepire
quel che rimane perlomeno dello spirito di Mayumi. Mayumi-sama, Umone-sama. Senti una leggera brezza accarezzarti il viso. Ma altri pericoli incombono su di lui. La mia stessa è in pericolo dopo che sono dovuto intervenire contro Mayushi-sama. Di che non c'è risposta a questa affermazione. Non era una domanda. Cosa ci riserva il futuro? Chi è il prossimo nemico? Alza la voce. E in quel momento, quando chiedi chi è il prossimo nemico, vedi un attimo, è giusto un riflesso di qualche cosa che ti fa distogliere lo sguardo. Guardi verso l'alto e vedi una nuvola che potrebbe sembrare in qualche modo qualcosa che cerca di abbracciare il sole in questo momento, per come è messa. Fammi una prova di conoscenze religioni. Religione del Tao. Conoscenze ce l'ho. Questa è un house rule, volevo dirlo a chi ci ascolta, perché ogni conoscenza andrebbe comprata separatamente. Esatto. Ma dato che per me no. Se no spendo un punto vuoto per mimarla. No, ma è dalla prima house puntata rule che ve lo faccio fare così, perché se no diventiamo scemi. 17. Non sei sicurissimo, però... Allora, o si sta riferendo alle terre d'ombra in generale, all'ombra, alla corruzione, a qualche cosa che sta oscurando il sole, quindi l'impero, l'imperatore, tutto il resto, o si sta riferendo a qualche cosa di più specifico che abbia a che fare con le terre d'ombra, però sei sicuro che in entrambi i casi questo segno che hai percepito provenire dallo spirito di Mayumi ti sta dicendo di restare attento alla corruzione e all'ombra. Quindi chi c'è di mezzo sta usando la corruzione e l'ombra per oscurare il sole, o perlomeno per fare i suoi porci comodi. Ecco, infatti quello che volevo fare io è simile a quello che aveva in seguito all'ammonizione di Kitsune relativamente alla trasformazione di Baoyushi e al fatto che Noace dice attenzione perché non è tutto quello che sembra sostanzialmente. Io volevo usare la mia conoscenza delle terre d'ombra per pensare alle mie giornate sul muro e se c'era qualche potere della corruzione che portava proprio a sembrare qualche cosa e ad avere invece molto più potere di quello che era. Ok. Io l'enfasi sulle terre d'ombra, che cosa comporta? Che non mi ricordo. Comporta più. Che se fai uno o due lo ritiri. Ah, ok, perfetto. Poi se rifai uno o due anche quando l'hai ritirato te lo tieni. Come la mia bellissima cura. Uno, esatto. Uno. Esatto. Ok, grande. No? Quello è un bel 10. Due lo ritiri. Ah, giusto. Eh sì. In teoria. Buono. 22. Quindi 16, 22. Ci sono diverse cose che hai visto succedere lungo il muro che ti sono state raccontate dagli Shugenja che vi addestrano ad affrontare le creature dell'ombra. Alcune creature sono effettivamente in grado di mutare aspetto, come fanno creature più amichevoli come le volpi e i tanuki. Però in genere quando vengono uccise ritornano al proprio aspetto originale. Quindi una volta morte è facile individuarle e Baoyushi non ha cambiato aspetto. Esatto. La seconda cosa che ti fa venire in mente probabilmente ti preoccupa più delle creature mutaforma, perché l'unico altro potere che ti viene, che ti ricordi, in grado di costringere un corpo ad agire contro la propria natura e contro ciò che può essere salutare per il possessore del corpo sono i Mao Tsukai, che sono gli stregoni del sangue. E la magia del sangue è in grado di corrompere il corpo della vittima in modo da tramutarlo in qualcos'altro, oppure dare direttamente il controllo del corpo a qualcun altro.
Te lo dici? Sì, sì, altro che. Stai pensando che la vecchia sia stata controllata da qualcun altro? Sì, io penso che l'ombra... La volpe trova strano che si potesse muovere in quel modo, ma potrebbe anche avere spiriti in suo aiuto, aver avuto. È possibile, però gli spiriti non avrebbero nessun vantaggio a creare scompiglio all'interno dell'impero o una guerra tra clan. L'ombra sì. Se vogliamo dirla tutta, lo scompiglio lo ha creato, lo hanno creato le guardie del leone e Umon subito dopo. Ma non è questo il punto. Se fosse finito tutto come desiderava la vecchia Bayushi, la volpe è certa che non sarebbe stato nulla di strano. Ma se per te non è strano che un gruppo di guerrieri dello scorpione va a un matrimonio del leone e stermina la famiglia del leone che li ospita, cercavano di contenere la maledizione di Kyogo. Quello... magari quella è la scusa che hanno detto a chiunque abbia dato loro il sigillo. Quello è un falso problema. Mi sembra che tu stia cercando soluzioni sovrannaturali alle politiche del Rokugan. No, io non cerco soluzioni sovrannaturali. Io faccio un calcolo molto semplice. Come semplici siamo noi del granchio. Gli Yogo detengono le pergamene. L'ombra vuole le pergamene. L'ombra cerca le pergamene. L'ombra mette contro tutti coloro che difendono le pergamene. Questa è la soluzione sovrannaturale a qualcosa che potrebbe essere spiegato da semplice politica? No, è naturalissima come soluzione, non è sovrannaturale. Entro nella stanza. Un mago del sangue è sovrannaturale quanto lo sei tu. In questo momento è entrato Xiang nella stanza. Concordo. Ho gli occhi un po' spiritati. Secondo me stai creando castelli in aria. No, la corruzione si sta avvicinando al sole come un manto d'ombra. E vi narro quello che ho visto durante la mia meditazione. Cioè? Di questo manto di nubi che vuole avvolgere e oscurare il sole. Quanto ne so delle sue capacità di meditazione e di comunione negli anni che sono passati? Non è a livello di uno Shugenja da entrare direttamente in contatto con uno spirito, però essendo... Non sente le voci. Esatto, però è in grado di entrare perlomeno in comunione con il sentimento di un posto. Questo quindi cosa vuol dire per il branco? Anche se fosse vero. Che forse qualcosa di più grande si sta muovendo dietro gli eventi degli ultimi giorni. Forse qualcosa di più grande di noi. O forse Kakita dice, effettivamente la vostra idea di recarvi nelle terre dello scorpione potrebbe avere un senso. Di mischiarci in qualcosa di cui probabilmente non siamo all'altezza? Forse. Forse non siamo all'altezza, o forse gli spiriti ci hanno voluto qua proprio perché noi siamo così randagi e vari da essere il gruppo perfetto per affrontare una prova del genere. O forse siamo l'unico simbolo di unione che in questo momento vive nel Rokugan. Sicuramente il dono di Mayumi non è stato dato per andare da tutt'altra parte se non nelle terre dello scorpione. Anche poiché è stato proprio un suo suggerimento quello di poter diventare, e me l'ha detto lei, no? Che in teoria ha detto puoi trasformarti in quello che vuoi, anche la vecchia Bayushi. Sì, te l'ha fatto intendere. Lo spiego così. Domanda: quale dono, scusate? Kitsune-sama. Ogni tanto la volpe, come il serpente, muta e dona la sua pelliccia a qualcuno che ritiene degno. Non ho presente, perché non credo che le volpi cambiano pelle. Non conosci le stesse volpi che conosce questa volpe? Beh, la volpe che conosciamo noi fa una risatina a Kakita e si ferma lì. Ti voglio bene a Kakita. Comunque, scusa, domanda per il master. Sì. Geograficamente, io non mi ricordo la mappa, la terra della Fenice e quella dello scorpione,
confinano. Come sono messe per il nostro viaggio? Cioè, riusciamo ad andare a passare da luna? Voi adesso siete più o meno al centro, sì, di Rotterdam. Il leone, sì, ok. Quindi da qua spostarvi lungo i confini, perlomeno adiacenti l'uno all'altro, è abbastanza facile. Dipende dove nelle terre dello scorpione o dove nelle terre della fenice volete andare. Non sono diametralmente opposte, quindi non è impossibile, non ci mettete anni a viaggiare da uno all'altro. Però se mi dici vado dal lato più est dello scorpione al lato più ovest della fenice, certo, è lunga. Ok, si Giappone, praticamente sì, che non comunque è una nazione gigantesca, ma dico a Xiang che mi è stato fatto un dono per poter cambiare aspetto. E gli spiriti non fanno doni, di solito non c'è motivo. No. Si vede che la nostra missione ancora non è conclusa. Come non mi fanno avere delle visioni? Sempre detto che sei stato un favorito degli spiriti. Peccato per il resto. Perdonatemi, ma stiamo continuando a rimbalzare la questione. Cerchi una questione sovrannaturale, poi tutti e due tirate fuori i problemi sovrannaturali, soluzioni sovrannaturali. Avete ragione, decidete voi. E io ho cose da fare, la volpe ha cose da fare. Di nuovo. E io esco fuori dalla porta. Per di nuovo. Non c'è humor, perché sennò. Io esco dalla porta e spero di incontrare humor sulla porta, e poi gliela chiudo dietro e me ne vado. Fuori dalla porta c'è Umon. Faccio cenno non per entrare. Però stando sulla porta, come a fare finta di entra e io sono con te dietro di te. Ma in realtà poi quando entra chiudo la porta e me ne vado. Kitsune-san. Shusuro-san. E te ne vai. Perfetto. Il palazzo sembra sicuro, dice Umon. Quindi la signora? La signora ieri è tornata a palazzo. Il daimyo si sta premurando di tenerla al sicuro. Bene. Direi cos'è che è stato deciso dai lupi, quindi? La minaccia è molto più forte di quel che sembra. Chiederemo un incontro alla Fenice, se siete d'accordo. E dopo ci dirigeremo nelle terre dello scorpione. Come vi dicevo ieri notte, avere una fenice seria, e guarda Kuseki alzando le sopracciglia in maniera proprio sto stronzo. In effetti. Sarà sicuramente un vantaggio nell'affrontare lo scorpione, soprattutto se c'è della magia di mezzo. Va bene, Shusuro-sama, ho bisogno che voi intercediate per me presso presso il daimyo. Per cosa? Ho bisogno di armare i guerrieri. Mi sembra che voi siate già armati. No, c'è un guerriero che è armato meno bene di quello che possiamo. In questo momento il daimyo ha un debito nei nostri confronti. Ah, non vorrei essere costretto a doverlo far notare. Capisco, quindi abbiamo deciso che questo nuovo compagno non è in grado di affrontare un viaggio se non è aiutato dal daimyo di qualche altro clan. Capisco, sarà fatto. In quel Kakita dice, questo guerriero è perfettamente in grado di affrontare anche il più possente degli scorpioni solo con uno stuzzicadenti. È Ida che è preoccupato. Va bene. Mi io una kitsunata. Non dite che ci ho provato. Umon, potete rimanere, non serve più. No, Kakita no. Ha fatto la sua scelta. È chiarissimo che purtroppo alcuni guerrieri non siano in grado di affrontare un viaggio senza armi. Non vi preoccupate, tornerò in un lampo. E richiude la porta. Giusto per insultare un po' Kakita. Vabbè, sì, non era chiaro. Te ti è venuto il fumetto in mente di Kitsune che gli ha detto: ah, e tu ti sei fatto salvare dai lupi perché sennò morivi come un cane. Sì, non potevo dirlo, però. No. Senza scatenare un'offesa palese. La volta l'avrebbe scatenata. Nel frattempo anche Akuseki e Ivao si
si destano finalmente dopo. Come si è recuperato delle ferite? È quel, quel sì, è quel stamina per 2 più insight. Esatto. No? Mm-hmm. Quindi 8. Sì. Soprattutto Ivao, un uomo temprato dal mare. Dal mare sì. Esatto. Temprato no. Ma temprato no. Temprato nel senso che lo prende come ogni volta a schiaffi. Esatto. Io non posso guarirmi, ma posso provare medicina. Di nuovo. Su di te. Nuovo. Su di te è più difficile. È un raise. Sì. Ok. Mi fa 20. Puoi spendere un no, perché io devo fare 25. Perché in medicina c'ho c'hai anche un raising più vabbè, obbligatorio. Ma c'è provo uguale. Vai Rob, provaci. Cazzo! 10. Ma vaffanculo! Ma dai! È una vergogna. Altri due? È una vergogna. No, vabbè. È una vergogna però. Pare quello nella spedizione in Antartide che si è operato di appendicettomia. Esatto, esatto, esatto. Attengo tutto ma mi manca un dado. Posso tenermi uno in più. Tiro 10 e no, posso, no, il problema è che posso tenermi uno in più ma non ho abbastanza dati. Cazzo. Come funziona in questo caso? Basta, questo è quello. Somma. Che ah, peccato. 58. 68 102. 73 che vergogna. Dici che basta con medicina? Ti puoi curare di un dado. Un dado dai, con 73 almeno un dado più uno me lo dai. No, questa qua no, questa qua è proprio una richiesta al master. 73 almeno un più uno di base. O ritiro l'uno. Va bene, dai, ritiri gli uno e i due. Ritiro come gli uno e i due. L'enfasi. Fatto 73, cazzo. Cazzo. 73 è proprio tipo. Sì, quello che si è operato da solo. Sì, sì. Con questo. Vabbè, ho detto ritiri gli uno e i due. Sei. Questo è il classico tiro inutile. È il classico tiro inutile dove faccio 73. Quindi qua 12 me ne rimangono, perlomeno non ho appena. No, mi serviva curarmi due per non avere le penalità. I fumble si sono trasformati nei successi utili. Il problema, sì, sai qual è? Il problema, sai qual è? È che adesso mi serviva un buon tiro. Perché il tiro che adesso voglio fare. Dovevi fare 70. È un adesso. Tiro molto difficile. Tra l'altro, addirittura il manuale ti prende per il culo su quanto è difficile. Prima ti dice, tra virgolette, solo i powerful Shugenja. Mm-hmm. E poi ti dice: la prova è: prima devi fare sense con 3 raise per identificare gli spiriti da cacciare. E poi devi fare commune con 5 rays. E però poi ti spiega. Ovviamente ti dice: questo deve essere fatto per ogni elemento. Però ammetto che ce ne sono due. Sì. Quindi iniziamo con l'acqua. Tanto inizio salutiamo la... Epoca che sta guardando Fumble. Ciao Epoca! Mitici! Bellissima. Epoca-chan. Bellissima l'ultima puntata. Allora, iniziamo con acqua. Che è 2. Più... Cioè i void point. Sense è 2 del rank, sì, di fatti. Non lo uso per quello dopo. Perché questo è con 3 raise. Quindi è 25. Ale, c'è un 10 da frenare. Quello è un 10. E quello è un 9. Ce l'hai fatta. Che cazzo è? Questo l'ho fatto, quindi identifico gli spiriti dell'acqua che possono sapere le cose. Escludo ovviamente quello per non dissegrargli il laghetto, però in questo tiro gli metto un po' fatti i cazzi tuoi, okay, facendo sacrifici con la roba che mi ha dato il daimyo. Va bene. E provo adesso con 5 raise a fare la stessa cosa. Gli pisci qui laghetto. Userò un punto vuoto. Quindi devi fare 35? 25 dei raise più... 35, sì. 1-1-1-1. Io vado via, ve lo dico. Difatti, 2-2-2-3. E questo non mi è riuscito. Userò il mio secondo. No, perché uno è sense che mi consuma. Però io posso lanciare due spell del vuoto, che non sono i punti vuoto. Sì, non sono i punti vuoto. Ok, quindi una uso quella del vuoto e l'altro ci ritrovo. Tanto ho già identificati quali sono. No. Nope. E riprovo l'ultima volta. Se no la statistica andava a fanculo. E qua ho già dato due vuoti, quindi ce n'è uno solo. 25, mi serviva 35. E quelli dell'acqua non ci sono riuscito. Cazzo. Provo quello della terra. Quello della terra c'è un raise gratuito. Mm-hmm. Quindi in realtà me ne servono due. Esatto. Per lanciare. E qua lancio un danno. Devi fare 20. Qua devo fare 20. Con il primo. Quanto tieni? Non ho sufficienza. 1. Cioè ti stai bruciando tutti gli incantesimi. Che devo fare vabbè. Oggi? Devo mettere a tacere 10, la 10. Roba. 12, 22. Ci arrivo, ok, ci arrivo. E adesso provo ad esorcizzarli.
Fa sempre un raise gratuito. Quindi invece che 35. 30. E questo è un altro. No, questo era già un altro. Quindi questo è il terzo, il commune della terra. Poi il raise non sarebbe proprio che devi fare 30 invece che 35. Ah no, perché è un raise gratuito. Sì, 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 devi fare 30 allora. Aspetta però. Fermo. Fermo. Perché io con la terra, quando faccio commune, c'ho già un, c'ho anche un altro raise gratuito. Quindi devo fare 25. 25. Direi di no. Non ti basta. Faccio il quarto. Ce ne ho 4. Sì. Quanti sì, passato. 9, 10, 3. 9, 9, 18 e 8, 26. 26. 4, quindi ho bandito. Al pelo. Ah no, ma erano del fuoco, non erano della terra. Vero, vero. Hai ragione. Sì. Quindi ricominci da capo. Ricomincio da capo. Il primo è 3 raise 25. Direi di sì. Direi di sì. E il secondo è 35. Ho fatto 2 10 giusto per la cronaca. Un 10, un 10, un 9 e un altro 9. Direi che 28 34. Non puoi aggiungerci un punticino in qualche modo? No, però io fuoco, c'ho l'amico Kami che mi dà elementi fuoco free raise. Okay, quindi l'hai fatto pure quindi l'ho fatto, ho bandito quelli del fuoco e non quelli dell'acqua, finendo usando 2 incantesimi del fuoco. Quindi dobbiamo rimanere un altro giorno perché devi ricominciare con l'acqua. No, no, poi ve lo propongo, no, perché per me è molto difficile. Vai dal Lusciughenza del castello e dici ciccio, ah, vai sì, a fare chiaro, cosa. Poi dopo mezza giornata che ho fatto tutta questa cosa vado dallo Lusciughenza del castello. Giusto, bella idea. Che cazzo, scusa, se no cosa fa lui qua? In effetti lo Lusciughenza lo trovi, sta nelle stanze praticamente vicino al daimyo. Ma cazzo, c'era la battaglia, guardie, lui sto facendo tutto io. Le guardie vi fanno passare. C'è un cenno. Senza problemi. Lo Shugenja vedi che sta lanciando degli incantesimi di protezione sulle pareti, le porte, le finestre, i muri, il soffitto. Sta facendo la appiccicando i fogliettini alle pareti. Bello. Io aspetto che mi degni d'attenzione, aspetto lì che faccia il suo lavoro. Vedi che è più giovane di te. Però magari è più attunato qui nell'acqua, essendo qua. Finisce di sistemare la stanza dove lo trovi. Ti dice: ah, voi siete l'onorevole Kitsune-sama? La volpe è molto lieta di conoscere il membro spirituale di questo... di questo dojo, stavo per dire, in questo dojo di questo palazzo, e la volpe potrebbe aver bisogno, se possibile, se di una vostra consulenza. Se posso essere d'aiuto per chi ha salvato il daimyo. Questo ha già risposto a una delle domande della volpe, quindi sapete tutto quello che è accaduto. Sono stato informato. Mi spiace non aver potuto partecipare allo scontro. La volpe purtroppo spesso è colma di irruenza, è nello spirito del Shikushudo. Quindi la volpe si vorrebbe scusare di aver manipolato l'ambiente senza prima conversare con voi. Ma purtroppo alcuni degli spiriti in questo luogo dovevano essere sostituiti da nuovi spiriti che non conoscessero quello che è accaduto in queste sale. Non vi preoccupate, gli spiriti sono volatili, flebili, vanno e vengono come i loro capricci richiedono. Nessuno si chiederà dove sono finiti. Tranne quelli dell'acqua. Poiché ho notato che in questa magione, la volpe ha notato che in questa magione sono particolarmente attaccati agli elementi di questa casa. È molto molto complicato. È dovuta al grande koi che abita il laghetto. La volpe ha cercato di non disturbarlo, ma la sua presenza è così pressante. È difficile farli allontanare. Bravo Shugenja. Bravo Shugenja. Non sarà un problema. Parlerò io con gli spiriti dell'acqua. Faccio un rasinchino. Vi lascio al vostro lavoro. Ha fatto 35-41. Non penso abbia bisogno del senso, visto che vive qua. Vi ringrazio. La volpe. Porca puttana. La volpe vi ringrazio. Questo era in gioco proprio, eh?
porca puttana. Molto, molto etichetta, molto cordiale. Sì, esatto. Porca puttana. Abbassa la volpe, vi ringrazio. E me ne vado. Kakita a questo punto inizia a essere un po' teso perché state nella stanza con Umon e lui vorrebbe spaccare la testa a Umon. Tu vedi che si sta contenendo in maniera Umon mi ha portato incredibilmente nobile e mi ha portato roba. Umon detto così è brutto. Oh, c'è uno scorpione parito di fumo. Gli Ashoshin. Umon ti ha portato una spada. Grazie Umon. La Condor però. La Condor delle spade. Quella che devi o la Nerf delle spade. È di gomma. No, ha portato una sola spada, non ha portato il Wakizashi. Chiaro simbolo che quello non è un samurai. Che stronzo, ragazzi. Ho portato qualcosa per Kakita-sama. E gli appoggia davanti la spada. Spero che non vogliate rifiutare il dono del daimyo. E Kakita lo rifiuta e dice: non sono degno di accettare. Perché era pur sempre una gru e quindi è addestrato a essere un grande cortigiano. Vanno avanti e indietro tre volte. Alla fine Umon fa quasi un sorrisetto quando prende la spada a Kakita. Kakita la soppesa, la tira fuori, guarda il filo della lama. È estremamente pesante, credo che continuerà a usare quella di bambù. È molto più comoda e agile. C'è qualcuno nella sala, quella lì, della morte? No, in questo momento non c'è nessuno. Posso andare a vedere nelle aperture segrete se trovo una Wakizashi? Vai, fai una prova di investigazione difficile. So dove sono tutte le cose segrete, però sì, io. Sì, sì, però loro ieri hanno tolto tutto per asciugare. Quant'era? 30. Investigare se non ce l'ho è. Intelligence. Awareness. No, intelligence. 30 contro i dati da vedere. Investigare sarà perception. No, mi sa che. No, ce l'ho perception. Ce l'hai? E allora è perception. Ancora peggio. Ero convinto fosse. Però c'è un 10. Attenzione. Se faccio un altro 10. No, no. 21. No, 21, sì. No, non trovi. Le armi sono state fatte sparire. Io riesco a trovare qualcuno che mi dà un Wakizashi. No, perché è il loro simbolo di essere dei samurai. Quello. Quindi i fabbri non li forgiano. Dovresti andare dal fabbro a fartelo forgiare. Quello sì. Auguri. Tanto costa. Tanto c'ho adesso il pomeriggio. No, Wakizashi vado, vado a farmi un giro. Tanto. Vado a farmi un giro. Rispetto alla katana che non ha prezzo. Io c'ero quando lui aveva detto che aveva bisogno di un'arma, no? Sì, sì, ma la volevo io l'arma. Tu c'eri quando Umon ha detto che lui aveva bisogno di un'arma. Io ho chiesto l'arma per Kakita. Kakita non ha mai chiesto un'arma. No, però qualcuno di loro ha chiesto un'arma. L'ho chiesta io. Sì. Ok. Io non so niente che gli hanno dato una spada e quindi vado dal fabbro a cercare un Wakizashi perché voglio personalizzarglielo. Va bene. Nel mentre. Xiang, che medita come sempre. Muore. Speriamo di no per quello che sto per fare. L'unica cosa che non devi fare è toccarti col dito la tempia perché col potere tuo punto ti fai saltare la testa. Esatto. Tutto il resto lo puoi fare. Fammi pensare. Esatto. Quando ti gratti la testa è un pericolo di morte. Esatto. Quando c'è una mosca che si posa sulla fronte. Non ho ancora 7 punti vuoto. Vuole provare a entrare in meditazione per parlare con suo nonno della visione che ha appena avuto. Ah. Ve l'ho detto, c'era il rischio di morte. Nonno. Quindi vai pure a rompere le palle a un antenato. Bene. No, dai. Non è che rompo le palle, lui è sempre presente. Sì, no, ma è lui che le rompe a te. Esatto. Non è il contrario. Quindi viene puntato in meditazione. No, no, vai, è un raise. No, non è. Devi fare 20. In teoria sì, un raise. Secondo le tue. Se gli rompo le palle è un raise. Vai. 20. Oh, preciso su effetto. Ti metti in meditazione, senti qualcosa che ti torreggia sopra di te. Ma non c'è davvero.
Però senti questa presenza pesante alle tue spalle. Io provoco quell'armelo sacro antenato. Sì, mio. No, io voglio sentire la risposta. Dimmi, sacro figliolo. Oh. E stai attento alle parole che stai per usare. Ho avuto un'oscura visione. Con gli spiriti di questo luogo. E tu ti fidi di una volpe? Non ero una volpe. Giovane figlio dell'estate, hai ancora molto da imparare. Per questo ho chiesto vostro consiglio. E la mia risposta è: e tu ti fidi di una volpe? No, io mi fido solo di un drago. Da voi sono venuto a chiedere ausilio. Potrebbe essere vero e potrebbe essere falso allo stesso tempo. O forse potrebbe essere solo... falsato. Uno scherzo che la volpe sta giocando a qualcun altro di cui tu sei una pedina. Scegli tu che cosa essere. Sappi che io ti sto guardando. Anche mentre dormi. Vabbè. I'm watching you. So cosa hai fatto nel bagno l'altro giorno. Maria. Quale strada sarebbe quella che intraprenderebbe un vero dragone? Andare al cuore del nemico, strapparglielo dal petto e assicurarsi che i suoi respiri non immondino più questa terra. Lascerò che gli altri lupi gingillino e poi andremo dritto al cuore del nemico. Grazie, onorevole antenato. Spero che facciate in fretta. Umon vi guarda quelli che sono nella stanza e sono fuori, Fabio. Appoggia fuori un... tira fuori una scatola in cui ci sono unguenti, roba varia. Lo Shugenja del Daimyo mi ha dato questi per i vostri due compagni che sono ancora feriti. E prova di medicina di nuovo. Tu intanto stai andando dal fabbro. Yes. Ho un dado in più per gli unguenti. Cammino solo come un membro del clan della volpe può camminare per la città. Cioè, normale. Tracotante. Ok. Ah, ok. 15 punti su Akuseki. Punti ferita. Di danno fatti. Sì. Quando sono vicino al fabbro, dove mi hanno indicato dove è il fabbro, vado in un angolo, in un vicolo, mi metto il panno della volpe e voglio diventare Umon. Ok, me ne vado. Ti metti il panno della volpe, senti il tuo corpo che si rimpicciolisce, le ossa che ti si incrinano, lo tolgo, ti si incastrano un po', lo ritogli, ci metti un attimo a tornare normale. Sì. Fai una prova di spellcraft. Ale. 31. Probabilmente è molto specifico in cosa ti puoi trasformare. Ah, ok. Prima ha funzionato perché ti potevi trasformare in Bayushi o forse ti puoi trasformare nella prima creatura in cui ti trasformi. Quindi, però è molto specifico. Importuno gli spiriti della si è trasformato in un pirla qualunque. Esatto. Importuno gli spiriti dell'aria di nuovo. Ok. Giusto. Per cercare di lanciare il volto dell'aria. Un contadino. Che è di primo. Quindi la CD è 20, no, 20. Il manichino di Tekken. Sono 3 più 2 5. Devo fare 20. Sì, ce l'ho fatta. Sì. Adesso provo a lanciarla. E la difficoltà è 20. Che brutto tiro. Oh, te proprio gli spiriti dell'aria ti stanno sul culo, eh? Sì, sì. Ma non c'è specializzazione su Spellcraft? Provo l'altro. Ma no. Questo non è Spellcraft. Questo non è Spellcraft, è Frank. Ah. Mm. Meglio di prima. Non riesco neanche a importunarli. E gli dici, che cazzo vuoi, un'altra volta? Il che vuol dire che li hai importunati parecchio nel senso sbagliato. Sì, però non c'ha cose negative. Sì, sì. Incantesimo. Sì, sì. Se no non l'avrei fatto, cioè cose negative. Allora, si chiama importunare per un motivo. Ma per quello costa di più. Che stai rompendo il cazzo.
Sempre bestemmiato gli spiriti dell'aria, questo forse è peggio. Vale. Che bestemmiano contro di te. Entro dal fabbro frustrato del fatto che non potevo prendere il wakizashi per Kakita vestito da Umon, che sarebbe stato molto divertente per lo spirito della volpe. Però entro. Vi ho fatto perdere tempo per niente. Come la volpe vuole, esatto. Cioè, la volpe ti ha fatto perdere del tempo per niente. Beh, si sarebbe apprezzato di più, dai, come Umon era molto più trickster come cosa. O forse sta prendendo per il culo te. Sì, possibile. Quindi io ci sto perché sono abituato. Entro dal fabbro e gli chiedo un wakizashi. Lo voglio con sull'elsa, inciso la testa di un lupo, sul pomo praticamente. E sulla lama ci possono incidere cose senza rovinarla? Sì. Ci voglio far incidere 7 volte il kanji della vita, barrato. Può essere fatto. Purtroppo le devo chiedere di pagare perlomeno i materiali per realizzare questa lama. Saranno 15 koku. Ciao. La volpe è disposta a onorare un nobile artigiano. Non sono abituati loro a sentirsi parlare così, no? Sono mercanti, in teoria sono la casta più bassa. Non la casta più bassa, la seconda più bassa. Un nobile artigiano, se il lavoro potesse essere fatto spedito. Può essere fatto in 10 giorni. E poi mentre controllo i soldi che ho, quanto ha chiesto? 15. E quelli sono i materiali? Vabbè, non fa pagare a un samurai il lavoro, gli fa pagare i materiali. Ah. Sono 15 koku! Che poi comprendano anche il lavoro, questo non lo dice un samurai, però ufficialmente gli sta facendo pagare solo i materiali. È come quando d'opera è un materiale. Esatto. Posso provare a trattare? Puoi provare a trattare. Visto che ci vorranno 8 giorni, non so se sarò qui, bla bla bla. Puoi provare a trattare, mi sembra che battaglia ci sia... No. Ti ci voleva Xiang, infiammavo i pugni e facevo io forgio gli uomini. E lui diceva, prego, la forgia è sua. No, la gli usi uomini, pure. Io forgio gli uomini. E lui ti diceva, prego, se vuole la forgia. Potevo sciarmarlo, però mi sembra un po' brutto. Cazzo, io l'avrei fatto subito. Devi fare e-commerce e intelligenza. Ho fatto lo sciugaggio. Dai, qua ci vuole un 75. Ce la farò mai. E-commerce deve fare. E-commerce. Sì, esatto. Amazon deve... Guarda, in Cina me la fanno bene. Ale, si comincia. No, niente. Tu hai commerciare? No, okay. Ok. 23. Se spendi un punto vuoto, poi mi vale. Finiti i punti vuoto. Non puoi risare allora. Se non hai. Non devo risare. Se... No, non puoi rinunciare a 10. No. Vabbè, 20, 21. Vediamo quanto fa lui il mercante. 60 dati. Beh, magari c'è meno intelligenza. Sì, sì. Allora, 14, 23. Tiene 4? Sì. Su commerciale. Ma con l'anello tieni, commerciale. Le uniche cose che fa. 4 punti nell'anello. Se spendevi un punto vuoto. Non ce l'ho. No, li hai recuperati. No, li ho usati, ho già usato. Mi hai usato già tutto. Hai potuto forgiare un wakizashi per voi? La volpe sperava che le capacità di qualcuno in questo villaggio fossero migliori. Mi giro e me ne esco. Perché oggi non me ne va bene una. No, oggi proprio. È la giornata no. E me ne esco frustrato. Però hai fatto un bel 70 oggi. Sì, su un coso inutile. Non potevo farlo adesso che me lo regalava dicendo ti onci onori con la tua presenza. Ah, lei ha salvato il demonio. Ma lei come lo uso il punto eroe. Non ce l'hai. Come no? Cos'è? Ci hai dato un punto eroe. Sì. Perché me l'avevo segnato? Non lo so. No, io non ce l'ho, sono sicuro. Sei segnato tu. Sei te che ti sei auto. Non è che tu hai detto prendere un punto eroe scherzando e l'ho segnato uguale. Che non posso spenderlo. No. Sì, l'hai speso, non c'è più. Posso spendere un PX? No. No, l'hai speso, il daimyo non lo verrà a sapere che hai fatto il barbone. Il barbone, il samurai non esce con i soldi. Me ne vado. Vero, però per comprare un wakizashi sì. Volevo solo ordinarlo. Non gli ha detto di. No, sì, sì, no, per 3 giorni non ce li ho. Una katana quanto costa per quello? No, non ha un prezzo. Non ha un prezzo? Perché? Non ha proprio il prezzo. Devi fartela fare
È come costruire una spada Jedi, non ha un prezzo. Sì, sì. Devi farlo o farlo fare. Sì. E un wakizashi di uno di quelli dello scorpione? Ah, quello è tutto un altro. Posso chiedere al palazzo? Sì, assolutamente. Nessuno ti ha mai detto di non farlo. Vado a chiedere al palazzo. No, prima ti avevo chiesto un wakizashi, ma non avevo pensato a quelli dello scorpione, che non, le avranno lasciati all'ingresso. Non lo maneggerà mai. No, le spade degli scorpioni sono state fatte sparire dall'ingresso 2 minuti esatto. dopo che erano morti. Non lo userà mai se sa che è una spada dello scorpione. Vado a cercare una spada dello scorpione. In realtà le avrebbero date tranquillamente anche a Umon, solo che Umon ha fatto apposta non prendere quello che voleva dare. Ma io non lo so, e quindi vado a cercare al palazzo, chiedendo in giro, cercando di raccattare sì, favori. Ma nel senso neanche chiedere favori, chiedi alle guardie se puoi avere uno dei wakizashi dello scorpione, e loro ti dicono sì. Quanto è quello che ha fatto Umon prima. Quanto è riconoscibile quello che ha avuto lo scorpione? Beh, sul fodero comunque ci sono degli intarsi del clan. Posso scarabocchiarci sopra cercando di fare io il simbolo del lupo e i kanji cercando di nascondere quelli dello scorpione? Anche fatti male, però l'importante è nascondere quelli dello scorpione. Hai una prova di craft? Craft non ce l'hai? No. No, non c'ho calligrafia però. Ma uguale. Non aggiungo il dado in più, ma esplode il 10? No, piuttosto il contrario. Okay. E calligrafia è, che non è l'unico che non ho segnato perché non l'ho mai usato, agility. Calligrafia... willpower... No. È intelligenza. Provo. Hai un raise obbligatorio perché stai cercando di fare... una roba che non c'entra con la calligrafia. Sì, sì, ok. Okay. È giusto. Un rese 20. No, dipende dalla difficoltà. Cioè, ah, no, scusa. Sì. Sei riuscito a cancellare. Non voglio che fare. Non sei voglio fare un gran lavoro sui kanji e sul lupo. Solo che si riconoscano anche tipo bambino di 5 anni. Però cancellando quelli dello scorpione. Sì, sì, sei riuscito a cancellare quelli dello scorpione. Il resto è più o meno. No, un disegno di un bambino di 5 anni. Il lupo fatto sia, sai come quando i bambini dicono che disegna il simbolo degli Stark? È quasi un'offesa. Il simbolo degli Stark. Ma tanto lui non ha onore, che cazzo gli frega. Però spero che noti il lupo. Il lupo ha un salsicciotto con le... No, il lupo è quelli lì che cercano di disegnare, che non sanno disegnare, tipo il lupo degli Stark, no? Che quindi praticamente diventa, sembra un delfino quasi, perché è tondo. È Snoopy. Praticamente sì. Però dai, non ho fatto così schifo. E vado a cercare gli altri. Gli altri sono nella stanza. Umon ha messo un po' di impacchi aiutando Ibao e Akuseki a cercare di riprendersi. E Ibao e Akuseki hanno già iniziato a lamentarsi. Ah, io non credo che camminerò mai più. E purtroppo, soprattutto Akuseki è lì che continua. No, io penso che questo sia troppo, sono troppo vecchio per queste cose. Oh, così è che io penso che una brava signora ti rimetterà sicuramente in piedi. Sì, ecco, ho sdraiato mentre entro nella stanza. Potrebbe essere una buona idea. Una buona idea ritirarmi per qualche periodo mentre le mie ferite. Ti consiglio, la Volpe ti consiglia di stare sdraiato a lungo. Credo che seguirò il vostro saggio consiglio. O anche stare con la schiena dritta. È importante a volte. Sdraiato in piedi, sai tu meglio di queste cose, ti intendi di medicina meglio della volpe in questo. Io tornerei nelle terre della gru, lì ci sono se ne danno molte simpatiche signore. A proposito di terre della gru, nella corti gli spiriti non lo può certamente gli confermare. Spiriti non saranno un problema, non c'entra niente con le terre della gru, volevo solo attirare l'attenzione. Ah, bene, ma Kitsune Sam, vedo che avete qualcosa. Cosa? Non ho niente. Non lo porto mica dentro la palazzo. L'ho lasciato attaccato con tutte le armi. Ah, scusa, credevo l'avessi portato dentro. Sorry. Mi farà ammazzare. Ho imparato, mi hanno dato tante di quelle botte ai miei su ste cose. Che per i due punti in cortigiano okay. Etichetta, scusa. La maschera dovrebbe coprire i segni. Ok. Umon invece ha portato la spada prima. Beh, andiamo a fare un giro? Credo che sia arrivato anche il momento di abbandonare questo palazzo. Partiamo. Mi sembra un'ottima idea. Ibao e Akuseki vi guardano e mi dicono:
Noi vi raggiungiamo quando ci siamo un attimo ripresi. Sì, non mi fatevi sembra, ammazzare. La volpe pensa che sia un'idea saggia. Anche perché potrebbe essere necessario che qualcuno resti a controllare che non arrivino altri scorpioni. Ah, ma certo. Ivao ve lo sta dicendo seriamente. Akuseki è un filo meno seriamente, però avete imparato a volergli bene anche per questo. Sì. Beh, Akuseki, come sai benissimo, gli spiriti possono raggiungerti ovunque. Se la volpe e gli altri lupi avessero bisogno. Ma credo che... Non è mai stato un problema per te abbandonare una stanza in fretta e furia. Io non abbandono mai le stanze in fretta e furia. Le abbandono esattamente quando vanno abbandonate. Akuseki, porta i nostri omaggi alla moglie del daimyo. Sarà fatto, Ida. Ho paura. Baucica, wow. Eccolo. Quando usciamo siamo all'ingresso? Sì. Siamo all'ingresso e ognuno prende la sua arma. E cioè, Kakita? Kakita, non prendi la tua arma? Ah, giusto. Mette la mano sulla spada di bambù. Anche quell'altra. È la tua, le spade. Sì, ma quella è tua, ci vedi? Guarda i simboli. Fatti da un abile mastro artigiano. Simbolo del lupo, delle vite che hai perso. Quella è sicuramente tua. Non la lascerei qui, potrebbe essere disonorevole. Lui si gira verso di te. E io faccio il mezzo sorriso che però si vede solo a metà perché c'è la maschera. Grazie, Kitsune. Quanti rospi. È un regalo molto apprezzato. La guarda con disgusto, tenendola con due dita, giusto per... Non sa neanche dove metterla perché ha già due spade in piano. Io lo guardo attentamente come quando la nonna ti regala il maglione orribile, no? E aspetta che te lo metti. Lui tira fuori la katana, ci mette al posto la wakizashi e la restituisce a Umon dicendogli: questa non mi è più necessaria, ho già tutti i simboli necessari addosso. E ora i lupi hanno le zanne, possiamo proseguire con la nostra missione. Sì, decisamente. Umon riappoggia la katana sul... Io me ne faccio commento, faccio che schifo una katana dello scorpione. In realtà era del leone quella. E partite in direzione, quindi Fenice. Fenice. E mentre vi avviate... Sì, non è molto furbo non portarsi a Kuseki. No, a parte, ecco appunto, ma direzione Fenice dove? Andiamo a chiedere a Kuseki dove? No. Gli spiriti ci diranno. Conduce Umon. Lui voleva andare a trovare la Fenice. Io credo di avere un'idea di chi possa essere la persona adatta. La volpe cercherebbe di evitare i matrimoni. In questo caso mi hanno detto che sono molto sopravvalutati. Credo che abbiamo avuto abbastanza matrimoni per parecchio tempo. Già. Ida, devi trovare un altro rospo da regalare al daimyo. Di tu andiamo. Oh, sulla strada ce ne saranno. Di rane. E su questo si chiude la sesta puntata dei Cinque Anelli. Grazie per averci seguito in diretta, grazie per averci ascoltato in podcast se ci ascoltate in differita o per aver visto il video in differita. Vi ricordiamo che Fumble GDR è il primo podcast di giochi di ruolo in italiano dal vivo. Yeah. E in italiano in Italia. E in italiano in Italia e in italiano in podcast. In italiano nel mondo. In italiano nel mondo. Ringraziamo i nostri ascoltatori anche dal Giappone. Sì. Sì, che infatti hanno molto apprezzato Gattai dicendo: ah, ma vuol dire unione, io sei l'unico che ha capito questa cosa. Ah, grazie per avermelo fatto scoprire oggi. Grazie mille, grazie a tutti quelli che sono passati da Modena a salutarci, a provare Clotos e Gattai. Grazie a Lady of the Lake che ci ha ospitato e che mi ha regalato questa figata incredibile che è il portadadi fatto con i magneti più tipo potenti della dell'universo. Fichissimo. Mamma, bello. Bello. Con il primo set di dadi leggibili che possiedo nella mia vita. Quindi non li puoi usare. No, infatti restano nella scatola. Okay, che bella. Bellissima. Bella. Poi questi qua sono quelli che profumano ancora di legno. Eh sì. La che scatola bello. È bellissima, la trovate in vendita presso Lady of the Lake, di cui trovate anche ancora online...
Sto spezzando un dito, sono potentissimi questi magneti. Gattai! Pensateci, cioè nel senso, ce l'hai nello zaino, se non vuoi sversare i dadi. Ma questa cosa non si aprirà mai, resiste 25 kg. Guarda, solo a provarla adesso, questa qui se la prendo e con tutta la mia forza te la tiro in fronte, sicuramente non si apre. Sì, no, sicuro proprio, a meno che non prenda sullo spigolo e quindi slitti, che è proprio il modo per aprirla. No. Quindi per aprirla devi tirare in testa qualcuno. Sì, è l'unico modo. Ok. Per quello si chiama Lady of the Lake, perché te la tirano dai l'aghida. Esce la mano, te la tira. Urlando Excalibur. Scansibur. Scansabur. Schiva, salta. Tuffa, piega, scansi, ti schiva. In più su Kickstarter trovate anche il Kickstarter che c'è adesso di Lady of the Lake, della Player's Pride, che è la spilletta di cui ci avete già visto e qui un po' pregiato. E sì, ne abbiamo già io ho pregiato, anche perché giustamente non ce l'avevo ed è un sacrilegio non averla. Non la voglio di Fumble, la voglio mia. Bravo. Andate su Kickstarter, tanto trovate il link anche sulla pagina di Facebook di Fumble, e pleggiate. Se pleggiate in tanti, ovviamente ci avete gli sconti, quindi prendete tutti i vostri amici, fate un regalo al gruppo e prendete una spilletta per se tutti. Se qualcuno volesse pleggiare, io lo faccio volentieri in gruppo, così magari risparmiamo qualcosa. Esatto. Andate a pleggiare, andate a prendere i Dice Vault, che tra l'altro ci sono di una quantità di colori infinita, e loro hanno azzeccato legno, perfettamente il colore di legno. No, ma poi tra l'altro hanno azzeccato il colore di Legend of the Five Rings. Sì, sì, ma infatti è perfetto. Cioè, questo è lo stesso colore del manuale. Se avete ancora soldi che vi avanzano dopo il Dice Vault e dopo il Kickstarter, potete anche fare delle donazioni a Fumble e QWERTY. Andate sul sito di fumblegdr.it e nel footer trovate il tasto per diventare soci o per donare. Recensioni, condividete, e noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata della Leggenda di 5 Anelli. 63! Ma cosa? Ambo! Trentini entrano a treno, tutti 33, 63 anni. Esatto. Fumble! La settimana prossima!